Bene, direi che possiamo cominciare. Come sempre in queste occasioni c'è una serie di iscrizioni, poi non tutte le persone che si iscrivono arrivano, comunque c'è la diretta streaming come sapete. Oggi con questo terzo evento che abbiamo organizzato come Ordine degli Psicologi celebriamo la Giornata Nazionale della Psicologia, che è il 10 ottobre e il 13 ottobre ci sarà un convegno nazionale a Roma dal tema La psiche al centro della vita. Noi come Ordine abbiamo chiesto per i nostri iscritti di produrre un video che rappresentasse al meglio il clan che ha scelto il nostro Ordine Nazionale, aiutare la psiche per aiutare la vita. 17 iscritti hanno prodotto dei video che sono stati selezionati da una commissione composta da due registi e tre consiglieri dell'ordine. Quindi per l'inizio del convegno vi facciamo vedere il video che ha vinto la selezione e il video che è arrivato secondo, che un po' rappresenta un'idea del mondo dello sport. Ovviamente sono video fatti da psicologi, quindi non da una casa di produzione, da esperti del settore, magari coadiuvati da qualche tecnico, e spero che possiate apprezzare il lavoro fatto. Prego. Di attualità per la psicologia, per lo sport, per quello che è successo quest'estate. Ci sono stati tutti i grandi successi delle nazionali italiane, degli atleti olimpici, non solo, e abbiamo sentito raccontare atleti importanti che si sono raccontati e hanno, come dire, detto dell'importanza dell'aiuto psicologico nei momenti di crisi e anche nei momenti come dire, per raggiungere le prestazioni migliori. Quindi, come dire, c'è stata una rappresentazione importante della psicologia come disciplina che aiuta negli ostacoli che la vita rappresenta, e la psicologia come una risorsa come disciplina a favore delle discipline sportive. Ho il piacere di iniziare questa giornata con un testimonial importante
che ha vinto 5 medaglie alle Paralimpiadi di Tokyo, che è Carlotta Gilli, che accoglierei con un applauso. Far sentire l'inno, ma va bene. Mi fa piacere avere Carlotta qui. Noi ci siamo conosciuti 3 settimane fa in una diretta Facebook che abbiamo fatto sempre sul tema della psicologia dello sport e ci siamo scambiati qualche domanda, qualche risposta, e facciamo così anche oggi. E ovviamente la prima domanda è la sua. Allora, se uno va a vedere sul suo sito web, su Wikipedia, ha un sacco di vittorie, ne ha fatte tantissime a partire dal 2009, se non sbaglio, da quando era giovanissima, hai 11 record mondiali paralimpici. Ha vinto le 5 medaglie in 5 giorni, ha vinto la prima medaglia d'oro il 25 agosto e l'ultima, se non sbaglio, il 30 agosto, di nuovo oro. Poi in mezzo 2 medaglie d'argento e una di bronzo, e abbiamo visto la seconda medaglia d'oro nei 200 misti. Quindi insomma è un atleta che davvero è sempre presente. E quindi la prima domanda è: com'è stato vivere le Olimpiadi, questo che è un sogno per tutti gli atleti, credo. Sì, buongiorno a tutti. Devo dire la verità, è sempre emozionante sicuramente in primis far le gare, ma poi rivederle adesso che è passato un po' di tempo e incominci a metabolizzare e capire veramente tutto quello che è successo. È stata un'esperienza straordinaria, è veramente
il momento in cui ho ricevuto la convocazione era il sogno di una vita che si realizzava. Io fin da quando sono bambina sognavo le Olimpiadi, sognavo poi anche di vincere le Olimpiadi, vedevo i miei compagni di squadra più grandi che erano decisamente più forti di me, alcuni che erano andati anche loro alle Olimpiadi, e li vedevo un po' come degli extraterrestri, no? Dicevano, cosa c'hanno loro in più che riescono a fare tutte queste cose? E poi in realtà ho capito che dovevo solo crederci, dovevo essere convinta delle idee che avevo e cercare di fare di tutto per realizzare i sogni che avevo. È stato difficile, non lo nego, i sacrifici sono stati tanti, poi c'è stato, insomma, come ben sappiamo tutti, una pandemia di mezzo che non ha aiutato. Però nel momento in cui sono arrivata a Tokyo ho vinto la prima medaglia, è stato il primo oro, tra l'altro il primo oro di tutta la delegazione italiana, è stata un'emozione fortissima e da lì ero un po' più tranquilla, un po' più anche consapevole di quello che avrei potuto fare. E poi sì, i giorni sono stati tanti, tantissime gare, però non potevo chiedere di più, insomma. E non so se tutti sanno che Carlotta è iscritta a psicologia, quindi un motivo in più per cui l'abbiamo chiamata fra i tanti atleti che hanno vinto delle medaglie. Ci fa molto piacere, sta frequentando la facoltà di psicologia e gli chiediamo come è maturata questa scelta. Sì, allora questa scelta l'ho maturata perché sono molto affascinata ovviamente all'ambito della psicologia dello sport, come potete ben immaginare. E solamente che quando, insomma, ho finito il liceo ho incominciato a informarmi un po' per quanto riguardava poi il percorso universitario, e ovviamente psicologia dello sport è un master, quindi non potevo direttamente iscrivermi a quello, ma dovevo appunto fare la triennale di psicologia. In realtà mia madrina tra l'altro ha preso la seconda laurea proprio in psicologia, quindi avevo incominciato a vedere cosa studiava, gli argomenti che si affrontavano, effettivamente erano tutti argomenti che mi interessavano. Poi avevo anche parecchi amici che facevano psicologia, quindi insomma ho chiesto anche a loro, e a loro ho detto vabbè, tuffiamoci anche in questa avventura per la carriera universitaria. Devo dire che sono molto molto soddisfatta, quindi ovviamente conciliare la scuola e il percorso sportivo non è per niente facile, anche perché le sessioni di esame sono molto rigide e non riusciamo mai a cambiare le date, quindi insomma pian piano, però è sicuramente un obiettivo che voglio portare a termine. Quindi se quest'anno aveva sicuramente la priorità a Tokyo, adesso Tokyo è passata, e quindi voglio dare veramente tanta importanza anche alla carriera universitaria, perché ci credo e credo che sia importantissima, anche perché sì, un atleta va bene, ma deve essere formato anche dal punto di vista accademico. Questa è una domanda che le ho già fatto perché mi aveva molto colpito. In quinta elementare un amico di mio figlio, quindi in quinta elementare, che faceva il nuoto agonistico, ha chiesto ai suoi genitori a Natale, come regalo di Natale, di non fargli fare più il nuoto agonistico perché lo trovava troppo impegnativo, eccetera. Quindi invece Carlotta, che è nata nell'acqua, abbiamo visto in una sua intervista, dedica tante ore, tanta dedizione. Vorrei che ci dicesse qualche cosa su questo, sull'impegno e sulla costanza dell'impegno che è legato al fatto poi di arrivare a vincere 5 medaglie. Vorrei che almeno una se la mettesse. Lei ha qui le medaglie, sono pesantissime, le ho tenute in mano, almeno una te la metti. Va bene, dai, dopo ve le faccio vedere tutte molto molto volentieri. Il lavoro che c'è dietro è tanto. Io dico la verità, da piccola non volevo neanche io nuotare, io volevo giocare a calcio, ma i miei genitori non me l'hanno mai fatto fare, dicendo che dovevo nuotare perché era uno sport che faceva bene alla crescita, alla schiena, insomma un po' tutto quello che sentono tutti i bambini. E quindi contro voglia sicuramente andavo a nuotare, andavo a fare i miei corsi di nuoto, e poi pian piano, vasca dopo vasca nel vero senso della parola, è diventato un amore, una passione. Quindi nel momento in cui ho cominciato poi a fare le gare ho capito che quella era proprio la chiave di svolta, nel senso le emozioni che si provano in gara quando riesci a vincere le gare, raggiungere i tuoi obiettivi, sono emozioni che io personalmente non ho mai provato in altri campi in tutta la mia vita. E quindi da lì ho capito veramente che quello era quello che volevo fare, quello era il sogno che avevo per quando sarei diventata più grande. E i sacrifici sono tanti, la dedizione che bisogna dare è tantissima, anche perché questo l'ho imparato dal mio allenatore. Quando fai l'atleta non lo fai solo nelle 2-4 ore di allenamento al giorno, ma lo fai 24 ore al giorno, quindi come ti riposi, come organizzi la giornata, come lo concili anche con lo studio, come mangi, come veramente è tutto difficile, tutto complicato. Però se quello è il tuo sogno, quello è il tuo obiettivo, ti sembra tutto più facile e tutto più leggero. Poi prima che partissi per Tokyo dicevo, cavolo, ne ho fatti di sacrifici, ne ho fatti di rinunce,
rinunce, però ne sono valsi la pena, perché adesso sono qui che parto per il Giappone. Quando sono tornata a Tokyo con tutte le mie medaglie, i record e quant'altro, ho detto non posso neanche più chiamarli sacrifici, perché veramente ho realizzato quel sogno che avevo da bambina ed ero veramente la persona più felice della Terra in quel momento. Grazie Carlotta, l'ultima domanda, c'è una cosa importante che state portando avanti, Bebevio forse è la vostra rappresentante, però ne avete parlato a Tokyo, non solo, cioè quello di unificare le Olimpiadi e le Paralimpiadi, che mi sembra una conquista importante, ci puoi dire qualcosa? Sì, assolutamente, io tra l'altro gregio in entrambi i mondi, quindi io sono nata nel mondo della FIN, da noi si chiama Federazione Italiana Nuoto, quindi quella degli Olimpici, e poi nel 2017 ho cominciato anche a fare le gare nel mondo paralimpico, e tutti dicono il nuoto uno solo, in realtà per noi atleti non è così, perché attualmente le distinzioni sono ancora veramente tante. E la prima sicuramente dal punto di vista estetico possiamo quasi dire il fatto che noi abbiamo divise completamente diverse, le divise della nazionale italiana olimpica e quella paralimpica sono diverse, fortunatamente nel caso delle Olimpiadi è l'unico caso in cui abbiamo le divise uguali. E altra cosa, ad esempio per quanto riguarda l'arruolamento nei gruppi sportivi militari, nei corpi civili dello Stato, io ad esempio faccio parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, quindi della Polizia di Stato, ma gli atleti olimpici sono arruolati, quindi sono insomma poliziotti tutti gli effetti, noi atleti paralimpici no, quindi finché nuotiamo rappresentiamo le Fiamme Oro, la Polizia di Stato, e nel momento in cui smettiamo di nuotare ci dicono insomma arrivederci e grazie. Adesso fortunatamente è passata la legge, in teoria anche da gennaio dovrebbero incominciare ad arruolare anche noi, questo è sicuramente un altro mio grandissimo sogno nel cassetto, perché con lo sport, con il nuoto nel mio caso, cerco di mandare un messaggio che vada oltre le gesta sportive, ma che sia un messaggio che faccia capire alla gente di credere nei propri sogni, di non mollare mai, e quindi coronare quest'altro sogno diventando una poliziotta a tutti gli effetti, quindi potermi mettere al servizio di tutti gli italiani anche sotto questa veste, sarebbe per me un grandissimo obiettivo, e le gare anche facciamo in due momenti diversi, in due posti diversi, quindi veramente non ci vediamo quasi mai e possiamo quasi dire che non ci conosciamo neanche tra olimpici e paralimpici. Adesso fortunatamente l'Olimpiade è stata veramente l'unica occasione in cui vengono fatte, vabbè, ovviamente non nella stessa data perché diventa veramente impossibile, però almeno nello stesso luogo con le stesse divise, e quindi questo è sicuramente un grandissimo passo in avanti. Adesso abbiamo fatto anche una festa proprio la scorsa settimana con tutte le Fiamme Oro, quindi c'era anche il capo della polizia, il sottosegretario delegato allo sport Valentino Vezzali, e proprio il presidente del CONI Giovanni Malagò ha detto che un suo sogno sarebbe quello di unire il CONI, quindi il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con il CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, e tutti noi atleti ovviamente lo speriamo da entrambe le parti, e se vediamo che incominciano anche le autorità a avere questo sogno vuol dire che è qualcosa per il quale magari qualcosa si sta muovendo e che un giorno potrà diventare, magari non io, ma le generazioni future potranno viverlo. Grazie, grazie. Grazie Carlotta, è una testimonianza importante e come grazie ordine. Grazie diciamo. Mille, grazie. E abbiamo anche questo. Come ordine, diciamo, presente. Grazie poi mille. Poi altri vedrai grazie. Cos'è. Certamente. Grazie a tutti, sì, così lo metto dentro. Non l'abbiamo vista come medaglie però. Adesso la faccio vedere. Okay. Almeno la medaglia. Grazie, grazie Carlotta di questa importante testimonianza. E speriamo che si realizzi questo obiettivo di unificare le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Bene, chiamo sul palco i tre relatori, il dottor Vercelli, il dottor Berruto e il dottor... Un attimo, non mi ricordo. Prego. Il primo intervento è di Giuseppe Vercelli, che ha fatto 4 Olimpiadi come rappresentante CONI ufficiale, che ha tante qualità e come ordine noi siamo molto contenti di avere qui in Piemonte Giuseppe Vercelli, perché è una vera eccellenza in una disciplina come la psicologia dello sport e fa tante cose, tante competenze. Io ricordo l'ultima che poi riteniamo la più prestigiosa, e cioè dal 2011 collabora con la Juventus e lo staff è via via cresciuto, attualmente ci sono 15 psicologi che collaborano dalla prima squadra alle giovanili e anche nella squadra femminile. Credo che da un lato è una scelta
importante della società, che vorremmo fosse un esempio, perché se una società di calcio così importante valorizza così l'intervento psicologico, dovrebbe essere un modello trasmesso anche nelle altre situazioni. E se il fatto che nel tempo è aumentato lo staff, qualcosa vorrà dire dell'importanza dell'intervento che ha fatto Giuseppe in questi anni. Quindi do volentieri la parola a Beppe. Però c'è la medaglia. Ah, ecco la medaglia, scusa, non ti vedevo. Ecco, mettila tu, mettila. No, è pesantissima, che hai visto Fabio Fazio ieri sera. Grazie, grazie. Se te la metti tu un attimo, così facciamo ancora. Bene, allora buongiorno a tutti, sono contento di essere qua, siamo pochi intimi in questa sala, spero che qualcuno in più magari abbia voglia poi di seguire questo intervento di questo pomeriggio, soprattutto perché ci sono ospiti importanti. E ringrazio il presidente Marenco, che è un amico, e insieme abbiamo strutturato questo momento di riflessione sulla psicologia dello sport. Marco Pacifico, che arriva da Roma, con lui ci siamo sempre trovati molto bene nello scambio di idee su questa disciplina, e lui appartiene chiaramente ad un'altra scuola rispetto a quella di Torino, ma è proprio per questo che lo scambio è importante. Le Olimpiadi che ha citato prima il Presidente, in realtà alcune di loro le devo all'amico Mauro Berruto, con il quale siamo cresciuti insieme, esperienze di ogni tipo, belle, brutte, non brutte dire neanche, piuttosto magari diciamo inconsuete, poi vi racconterà lui, e poi Claudia Gambarino che farà l'ultima relazione, penso importante una riflessione sul modello formativo che ci può interessare, che può interessare a chi vuole avvicinarsi a questa disciplina. Quindi il mio compito molto semplicemente è quello di raccontarvi. Scusi. Prego, prego. Di raccontarvi in estrema sintesi qual è lo stato attuale di questa disciplina, considerando anche che in sala ci sono praticamente sono tutti i colleghi che lavorano con me, da anni portiamo avanti in discipline diverse, quindi in ambiti e sport diversi, questo argomento che è la psicologia dello sport. Quindi di solito quando si parla di una disciplina si fa riferimento anche un po' al sentiment comune, no? Quello che in quel momento storico è considerato il riferimento. E come ha detto il Presidente in apertura, questa estate non solo, abbiamo sentito molto parlare di alcuni atleti che hanno fatto riferimento alla psicologia. Uno fra tutti Marcel, poi abbiamo sentito parlare di Simone Biles, e in modi completamente diversi, quindi per una vittoria o per più vittorie e per un'aspettativa mancata dall'altra parte. E per fortuna questo momento ha permesso a tutti di capire che una delle grandi risorse che deve avere l'atleta è di saper chiedere aiuto alle persone che possono essere parte del team. Quindi questi due personaggi emblematici ci hanno permesso di affrontare meglio l'argomento. Il problema è che accanto a questa informazione utile magari per tutti quanti i colleghi e per gli atleti, spesso ci sono confusioni che sono dovute al fatto che questa nostra competenza, quindi la competenza di appartenenza all'area psicologica, viene ancora oggi confusa, direi un po' meno che in passato, però ancora oggi lo è, con quella nella peggiore delle ipotesi, del motivatore. E di fatto sappiamo che come psicologi sappiamo che il motivatore di fatto non esiste, non è possibile motivare una persona che non sia capace di automotivarsi, quindi di fatto la figura è più folcloristica che altro.
Anche queste frasi motivazionali sono contrarie a quello che normalmente serve all'atleta, semmai si confonde l'idea di motivatore con un'altra figura che può essere utile, che ognuno di noi può svolgere, che è quella dell'energizzatore, cioè colui che dà energia, che spinge l'atleta, un po' come il tifoso che incita e che spinge la sua squadra alla competizione. Dall'altra parte invece c'è un meno identificata figura di mental coach. Devo dire che l'ordine regionale, ma anche l'ordine nazionale, dopo gli episodi di quest'estate si sta adoperando per fare chiarezza sull'idea di mental coach, in quanto il mental coach, per come comunemente viene inteso, dovrebbe essere un mental coach psicologo o psicologo mental coach. Questo perché le competenze necessarie per agire sulla psiche dell'atleta devono partire da una base psicologica di un certo tipo. Poi è diritto di tutti potersi formare e acquisire competenze di mental coaching, poi da lì ad applicarli in modo strutturato forse un po' ce ne passa. Quindi in questo panorama estivo, oggi in autunno, ci portiamo dietro un po' di parole che da una parte possono esserci utili, dall'altra possono aumentare la confusione. Quindi in questo scenario in realtà possiamo trovare interessati per esempio il counseling, possiamo appunto la figura del motivatore, troviamo tanti termini che hanno a che fare con questa disciplina verso la quale però abbiamo bisogno di fare un po' di chiarezza. Per fare chiarezza normalmente si parte dai presupposti. Il presupposto è qualcosa che deve essere vero affinché ciò che segue abbia un senso, e quindi i presupposti che spesso abbiamo letto anche a livello mediatico su questa disciplina sono, alcuni sono slogan, citazioni di Steve Jobs per esempio, stay hungry, stay foolish, traducendolo anche in modo scorretto, quindi l'idea di essere folle, no, per andare oltre i limiti. Poi tutti quanti sono un po' psicologi però del giorno dopo, e questa tendenza alla post-veggenza in realtà non fa altro che enfatizzare il problema certe volte. L'attenzione ai risultati, un po' come se si dovesse partire pensando ai risultati, abbiamo letto anche nella letteratura mediatica che alcuni atleti si sono ripetuti tantissime volte devo vincere, devo vincere, devo vincere, alcuni si sono ricoperti di oro perché quello attraeva, secondo alcuni principi non ben definiti, la vittoria. Penso che Carlotta ci abbia spiegato bene che non funziona così. Dall'altra parte poi abbiamo il linguaggio, e sul linguaggio abbiamo molto da dire. Infatti le strutture del CONI spesso hanno perso delle occasioni negli anni passati, proprio perché il linguaggio parlato all'interno di un ambiente specifico come poteva essere quello della preparazione olimpica, dell'acqua acetosa, per certi versi poteva apparire per qualche atleta troppo complesso. Quindi una delle caratteristiche per essere efficaci, lo sappiamo noi che siamo professionisti di questo campo, deve essere di utilizzare un linguaggio il più semplice, il più lineare possibile, direi un linguaggio concreto. Dall'altra parte abbiamo anche sentito parlare del fallimento come qualcosa che non è contemplata, quindi vietato sbagliare. Anche questo è un presupposto che spesso sentiamo, però non è esattamente quello corretto. Ve l'ho già un po' rivelati, quelli corretti li trovate invece alla vostra destra, dove di fatto in particolare noi siamo pagati anche come psicologi della prestazione dello sport quando siamo capaci prima di tutto di fare un'operazione, sopra tutte le altre, cioè di attivare una sorta di preveggenza che non ha nulla a che fare con la dimensione metafisica, ma corrisponde invece alla capacità di cogliere delle informazioni che stanno normalmente sotto soglia, tanto da riuscire a modificare quell'evento o quello stato mentale, quell'atteggiamento, prima che sia troppo tardi, cioè prima dell'inizio della competizione. Ecco, se riusciamo a fare questo, e di fatto tutti i corsi di formazione e le competenze in psicologia dello sport devono sviluppare nel professionista che pratica questa disciplina una sorta di preveggenza. L'attenzione non va al risultato, ma va sempre alla prestazione. Sapete che c'è un detto
che recita così: la vittoria e la sconfitta sono due grandi impostori, perché di fatto noi possiamo vincere o perdere per un millesimo di secondo o per 3 millesimi, è capitato nella nostra esperienza, però non è detto che siamo degli sconfitti, o possiamo vincere per un'occasione fortunata, tra virgolette, fortunata. Ripeto, il linguaggio deve essere quello il più semplice possibile, ma soprattutto deve creare immagini concrete, e gli errori hanno sempre insegnato tantissimo. Grazie all'errore si è aperto il sistema di appartenenza e si è imparato qualcosa di più, ma questo lo sappiamo, soprattutto negli ultimi anni si è parlato molto di scuola degli errori, no? Come, diciamo, come esperienza desiderabile. Che cos'è quindi la psicologia dello sport e della prestazione umana? È una branca della psicologia che si occupa principalmente di fare un'operazione. Se parliamo di dimensione agonistica, dove per agonismo consideriamo l'idea di mettere in atto in un determinato luogo e in un determinato tempo la prestazione che io posso realizzare potenzialmente, quindi devo far corrispondere prestazione potenziale con prestazione reale. Questa è in ultima analisi l'obiettivo principale della psicologia della prestazione. Per fare questo le neuroscienze, le ricerche scientifiche, gli atenei studiano da sempre la mente dei campioni, e sappiamo che la mente dei campioni, soprattutto in certe condizioni, funziona con determinate leve che possono essere stimolate, possono essere toccate per stimolare questo stato mentale ideale. E a questo proposito spesso si parla di tecniche, però tutti quanti sappiamo che le tecniche non sono sufficienti se alla base non c'è la conoscenza di un metodo, inteso come un insieme di fasi, e soprattutto di un modello di interpretazione. Quindi noi siamo dei professionisti, ci possiamo definire in tale modo, se sappiamo osservare la realtà che stiamo osservando, quindi quella sportiva, tramite un modello di prestazione, cioè osserviamo gli ingredienti giusti che ci permettono di essere efficaci sia nel rilevare informazioni che nell'ottimizzarle. Questa slide, un po' modificata, ci è arrivata tramite, al CONI e quindi a noi nel 2000, quindi Olimpiadi di Sydney, dal CONI australiano, e rappresenta la cosiddetta ruota dell'allenamento. Qui in questa immagine trovate tutte le componenti attualmente coinvolte nell'idea di prestazione e quindi di agonismo. Come potete vedere, al centro c'è sempre ovviamente l'allenamento e la prestazione, tutto attorno ci sono delle altre competenze o delle altre aree che sempre di più diventano importanti, quindi dalle skills, le abilità, la psicologia intesa come psicologia dello sport, la fisiologia, lo studio dell'ambiente, il carattere, le emozioni. Di queste presenti, una buona parte, come potete notare, sono di tipo psicologico. Quindi sempre di più la psicologia diventa un aspetto fondamentale nella costruzione della prestazione. Quando noi trascuriamo anche una sola di queste aree, aumentiamo la casualità della prestazione. Quali sono gli ambiti in cui possiamo applicare questa disciplina? Sicuramente la possiamo applicare sugli atleti singoli, e devo dire che sugli atleti singoli è un po' più semplice perché ci sono meno variabili. Possiamo applicarla sugli allenatori, sui coach, e devo dire che molti degli studi che sono stati fatti in questa direzione sono stati possibili grazie alla relazione che abbiamo avuto come team, se mi riferisco al mio gruppo di lavoro, con allenatori di varie discipline negli anni, e poi ovviamente l'applicazione a gruppi, squadre, equipaggi, equip in generale, con obiettivi ovviamente diversi, ma che partono sempre dallo stesso principio, cioè l'utilizzo di un metodo e di un modello che permette di cogliere quello che è utile allenare per ottenere il meglio. Non dobbiamo però pensare che la psicologia dello sport si rivolga solamente agli atleti agonisti, soprattutto agli atleti di altissimo livello, ma come sappiamo la psicologia dello sport è molto utile anche per atleti di sport dilettantistici, amatoriali, e anzi devo dire che a volte succede che
lo sport dilettantistico viene preso come un pretesto per acquisire determinate competenze di prestazione che poi possono essere esportate in altri ambiti della vita. Per esempio, è molto consueto lavorare con un atleta dilettante che magari fa il manager in un'organizzazione, e quello che acquisisce dal punto di vista mentale in quella condizione la può esportare nella sua professione reale. Quindi si tratta sempre di prestazione, siamo sempre dei performer anche in questo momento. Voglio semplicemente ribadire la differenza tra, diciamo, i cosiddetti competitors, anche se sono messi tra virgolette, differenza quindi tra psicologo, mental coach e motivatore. Togliamo il motivatore, che non esiste come principio. Il mental coach è qualcuno che comunque è formato in questo ambito, che però ha un confine di intervento ben preciso, quindi chiaramente non può lavorare in nessun modo sulla personalità dell'individuo e non può neanche toccare certi temi, mentre lo psicologo, chiaramente iscritto ad un albo professionale e con un codice deontologico, rispetta i criteri, i principi per i quali ha studiato. In Italia ci sono, in Italia, nel mondo, in Europa ci sono diverse associazioni di psicologia dello sport. Questo è un elenco abbastanza aggiornato, anzi direi aggiornato. In Italia ci sono almeno 4-5 associazioni di psicologia dello sport, e qui purtroppo mi sento di fare una riflessione leggermente provocatoria e polemica, perché purtroppo queste associazioni fino ad ora non sono state capaci di comunicare bene tra di loro, motivo per cui alcuni di noi hanno scelto di non essere iscritti a nessuna di queste associazioni fino a quando non riusciranno a parlarsi e a definire una linea comune. Quindi, soprattutto in una condizione come questa, in cui anche a livello mediatico noi siamo stati chiamati in causa, penso che sia opportuno mettersi insieme e definire una strada diretta verso un obiettivo che faccia bene a chi vuole magari domani, quindi ai giovani laureati che domani vorranno sperimentarsi in questa direzione professionale. Questo lo considero un presupposto fondamentale dal quale non si può prescindere. Vi porto l'esempio che citava prima il Presidente in apertura, quindi a Torino c'è il Centro di Psicologia dello Sport e della Prestazione Umana Umbro Marcaccioli, che è stato un docente dell'ex ISEF e poi Scienze Motorie di Torino. La sede è in Piazza Bernini. All'interno di questa sede, questo centro nasce nel 1998, dicembre 98, e poi si è evoluto nel tempo diventando unità operativa, prima dipartimento di psicologia dello sport, poi unità operativa in psicologia dello sport all'interno del centro di ricerca in scienze motorie dell'Università di Torino, e poi si è trasformato nuovamente, cioè poi la sua appartenenza è diventata di nuovo quella all'ISEF, cioè quindi noi apparteniamo attualmente alla struttura dell'ISEF. All'interno di questo centro abbiamo potuto sviluppare collaborazioni con molte federazioni, che sono più o meno quelle indicate in questa slide, oltre ad avere insegnato in diversi ambiti accademici, e in particolare all'interno della struttura del CONI, sia come scuola dello sport che come preparazione olimpica, abbiamo portato avanti questo discorso. Io ho partecipato personalmente a 5 Olimpiadi come official, più altre 3 come, diciamo, consulente. All'interno di Juventus, quindi considero questo un esempio virtuoso che può essere di aiuto anche per strutture o per colleghi che vogliono intraprendere questa direzione professionale. Juventus ci ha dato la possibilità di sviluppare un'area che è diventata un'area a sé stante all'interno della struttura della squadra, della società, riconoscendo la figura dello psicologo dello sport come una figura importante per lo sviluppo della dimensione di atleta a 360 gradi, quindi anche dell'uomo. Quindi se questa al centro è l'area performance di Juventus, vedete che tutto attorno ci sono le varie aree che in questo momento compongono l'area performance, e quindi chiaramente l'area organizzativa, lo scouting, quella di miglioramento individuale inteso come tecnico individuale,
l'ufficio stampa, il futsal, i portieri e poi le accademie internazionali, l'area medica e l'area fisico-coordinativa. Il problema è che quando si parla con alcuni colleghi ci si rende conto che come psicologi purtroppo non sappiamo neanche la differenza che c'è tra preparatore atletico e allenatore. Quindi un minimo di conoscenza di questa disciplina, soprattutto sulle questioni di base, è fondamentale per poter affrontare questo mondo. Ancora oggi vediamo che molti si improvvisano psicologi dello sport, ma quando si svolge questo mestiere ci vuole una dote soprattutto le altre, che è la pazienza. Cioè, molto spesso noi dobbiamo per un po' di tempo, a volte anche mesi, osservare. Dopo l'osservazione, dopo aver osservato per un po' di tempo, può capitare che quell'atleta, magari molto conosciuto, che ha già vinto le Olimpiadi o che comunque riveste un ruolo di prestigio, abbia bisogno di aiuto. L'osservazione praticata per settimane o mesi ci permette di andare a colpire nel segno, cioè di dare a quell'atleta quello che gli serve. Allora in questo modo quell'area, che prima è un'entità astratta, svolge il suo ruolo in pieno. Quindi in questo modo è stato costruito un po' tutto, possono testimoniare anche i colleghi, quindi sia Marco che Claudia, e questo è un po' lo spunto che vi do. Quindi in conclusione direi che per fare lo psicologo dello sport non si tratta di conoscere delle tecniche, queste le possiamo leggere sui libri, ma si tratta principalmente di avere la capacità di mantenere uno stato mentale adeguato alle richieste di quell'ambiente. E per fare questo non si può partire se non dalla conoscenza dell'ambiente, ma anche di se stessi. In questo modo quest'area si è sviluppata, come diceva il Presidente, siamo in 13 attualmente, 8 che si occupano di area sportiva, 3 sull'ambito residenziale e 2 sull'area educativa. Che cosa fa lo psicologo principalmente in un ambiente come questo? È una figura cosiddetta olio, cioè la capacità di mitigare i conflitti principalmente. Tutti questi ingranaggi che devono funzionare perfettamente tra di loro a volte hanno bisogno di qualcuno che permetta semplicemente un maggiore fluire. Allora, al di là del posizionamento di ogni psicologo dello sport all'interno di una struttura, la figura olio è comunque una delle funzioni principali. Questa relazione l'ho intitolata Verso Parigi 2024, perché Pechino 2022 è veramente dietro l'angolo, quindi ci saranno le Olimpiadi dal 4 al 20 di febbraio 2022 a Pechino, Olimpiadi invernali, quindi non abbiamo tempo di modificare molto, però Verso Parigi sì. In questa prospettiva che cosa serve per migliorare questo ambito, questa competenza e dare anche possibilità a chi si è già formato in questo ambito di magari potersi muovere e di andare a Parigi con soddisfazione? Intanto lo psicologo deve essere specializzato, quindi non si diventa psicologi dello sport con un titolo nobiliare, occorre formarsi, conoscere bene tutte le competenze necessarie in questo ambito e deve essere integrato in uno staff di lavoro. Punto 2, come dicevo prima, è molto importante che su questa strada ci sia una seria comunità scientifica in psicologia dello sport che voglia mettere insieme tutte le associazioni e con la quale ci si possa confrontare per raggiungere obiettivi che sono superiori a quelli che finora abbiamo raggiunto, magari proteggendoci. E infine l'utilizzo e il miglioramento di un modello specifico o di più modelli dai quali però non si può prescindere per osservare quella realtà che chiamiamo prestazione. Bene, alcuni libri che possono essere in questa direzione utili. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Giuseppe. Riprendo l'ultimo tema, che è questo: il percorso verso Parigi e verso la valorizzazione del nostro ruolo e le competenze del nostro ruolo e all'attenzione del nostro ordine nazionale, del nostro presidente Lazzari, affinché il mental coach che si occupa degli atleti sia uno psicologo
formato e competente, quindi lo psicologo mental coach che deve essere il professionista che aiuta gli atleti nel raggiungere il loro risultato. Io ho detto 15, lo staff di 15, mi sono allargato un po', però magari ci arriverete a breve. Dato che lo sport è emozione, invito adesso la regia a mandare in onda due video. Finale della volley olimpica dei 100 metri in piano con Massimo Giacobs in terza corsia. Questo è buono, non è partito così forte cinese questa volta. Bene Giacobs, bene Giacobs, Giacobs e Kenny, Giacobs e Kenny, Giacobs e Kenny, Massimo Giacobs, campione olimpico 79, 79, e viene ancora la coda europea, 79 per il tempo, e dai le due medaglie d'oro olimpiche, Gianmarco Tambelli e Massimo Giacobs, una giornata che entrerà nella storia dello sport italiano. Cosa sta fare? Non so voi, ma rivedere queste immagini a me da sempre è una forte emozione, come abbiamo vissuto ad agosto, e anche sono state emozioni sorprendenti, non ci aspettavamo queste grandi vittorie. Adesso do volentieri la parola a Mauro Berruto, che è stato di Olimpiadi se ne intende, ha avuto un'esperienza importante a Londra come allenatore della squadra di pallavolo, ha vinto la medaglia di bronzo, l'ha raccontato benissimo in un suo libro che è molto apprezzato, ma non ha fatto solo questo, ha fatto il manager per 2 anni, il manager coach nella scuola Holden di Baricco, è stato direttore tecnico della nazionale di tiro dell'arco, quindi è un'esperienza composita, e adesso ha scritto anche un importante manifesto con 13 punti per la valorizzazione dello sport durante la pandemia, firmato e sottoscritto da moltissimi personaggi atleti sportivi. Prego. Grazie, buongiorno, scusate la voce ma oggi va già bene, domenica ero completamente afono, quindi farò del mio meglio. Se lo sapesse Franco Bragagna, però, che abbiamo fatto vedere i filmati, il commento di Eurosport si avrebbe... Dicevo, se lo sapesse Franco Bragagna che abbiamo fatto vedere i filmati di Eurosport si offenderebbe moltissimo, però parto proprio da lì e parto proprio da quelle emozioni che ovviamente hanno nel loro significato una parte legata alla prestazione, alla performance, e una parte legata al racconto, a come poi quelle emozioni ci sono arrivate, no? In un momento naturalmente molto difficile, molto complicato per il nostro paese. Parto da lì perché credo che sia davvero importante e davvero interessante ragionare su un fatto, anzi tecnicamente su un paradosso. Il paradosso è che noi arriviamo dall'estate ormai prolungata, incominciata con Matteo Berrettini in finale a Wimbledon, quella sera Donnarumma che para a rigore, fino a domenica, dove un nostro vero dream team ha raggiunto un ennesimo obiettivo, la nazionale di basket per atleti con sindrome di Down, che si è confermata campione d'Europa dopo aver vinto il titolo nel 2017, aver vinto il titolo nel 2018 di campione del mondo, replicato nel 19 campione del mondo, nel 20 purtroppo nessuno ha fatto niente, non hanno potuto, nel 21 sono tornati ad essere campioni europei. E tutto quello che c'è stato in mezzo fra Berrettini in finale e quest'ultimo, speriamo non ancora l'ultima di questa serie incredibile, ci proietta nel momento, spero non irripetibile, ma certamente più indimenticabile della storia dello sport di vertice, ottenendo risultati in discipline completamente diverse una dall'altra, in contesti nei quali tra l'altro avevamo una storia, ma in altri contesti abbiamo visto la velocità, insomma lì c'è stato un lavoro pazzesco, ascrivibile se posso citarlo, perché non solo un amico ma penso che sia una delle persone più illuminate dello sport italiano, il professor Antonio Latorre, insomma siamo riusciti a vincere in discipline dove da decenni eravamo scomparsi. Tutto questo è capitato in un'estate, in un momento non indifferente, in un momento in cui il nostro paese insomma era ancora come tuttora alle prese con una pandemia. Il paradosso qual è? È che tutta questa sequenza seriale di successi arriva
nel momento in cui lo sport di base è nel momento invece più drammatico della sua storia. Nel momento più drammatico della storia da quando esiste la Repubblica, voglio dire, non soltanto della sua storia recente. Il momento più rilucente dello sport di vertice corrisponde al momento più drammatico dello sport di base. Perché parto da lì? Perché il paradosso rischia di portarci fuori strada. Se noi, anche solo, voglio dire, in totale buona fede, immaginiamo che i risultati di quest'estate siano il frutto dell'ennesima dimostrazione del nostro paese, delle nostre squadre, dei nostri atleti, delle nostre atlete, di saper tirare fuori il meglio quando è difficile, di saper essere resilienti o antifragili. Qui non entro in questo tema perché sarebbe oggetto, come Giuseppe Vercelli sa bene, di un approfondimento molto più lungo di quello che meriterebbe questo spazio. Se davvero pensiamo che per una volta abbiamo ancora trovato la soluzione, evidentemente siamo destinati a pagare un impatto a un prezzo carissimo che certamente non abbiamo pagato a Tokyo, perché chi ha vinto a Tokyo è un atleta che oggi è già strutturato, è già completo, è già, diciamo, finito. Probabilmente pagheremo poco anche a Parigi, che arriva fra 3 anni. Chi vincerà medaglie a Parigi è un atleta che oggi è vicino alla sua massima espressione di potenzialità, ma certamente pagheremo un prezzo inaudito fra 10 anni, quando i ragazzi dodicenni, tredicenni, quattordicenni di oggi, della pandemia, quelli che davvero hanno avuto l'impatto di 18 mesi di vita sospesa, e fra questa vita sospesa c'è anche la parte sportiva della loro vita, diventeranno 22enni, 23enni, 24enni. Allora dobbiamo riuscire a guardare a questi due fattori con equilibrio e con una visione di medio e di lungo termine. Anzi, queste emozioni, quelle che abbiamo visto, i risultati che quest'estate ci ha lasciato, dovrebbero essere un acceleratore. Dovrebbero essere un acceleratore soprattutto di un concetto fondamentale, che è quello che dà il titolo a questo pomeriggio, no? Lo sport come un diritto. Lo sport come un diritto perché? Perché oggi lo sport non è un diritto. Oggi lo sport vive e ha prodotto quei risultati che abbiamo visto riassunti in quest'estate indimenticabile sulla base di un modello che è l'unico modello esistente da quando esiste la nostra Repubblica, attraverso il quale diciamo la cosa pubblica ha delegato le politiche dello sport, le ha delegate prima al CONI, proprio parliamo insomma dei primi anni dopo la Costituente, le ha delegate nella loro sostenibilità al denaro privato. Se noi mettiamo insieme tutte le 109 storie delle 109 medaglie fra olimpiche e paralimpiche che ci hanno fatto sognare quest'estate, credo che troveremo nel 100% dei casi lo stesso modello di partenza, di avvicinamento di quegli atleti, qui ne abbiamo una, a quel risultato finale, no? E cioè la possibilità di essersi avvicinati alla propria disciplina grazie al denaro delle proprie famiglie. Se non è il 100%, siamo lì. Perché? Perché il modello che ha retto e che regge lo sport nel nostro paese ha deciso, con una scelta sulla quale anche qui potremmo discutere parlandone solo di quello per delle ore, ma tale è, quindi è un fatto, che la scuola si disinteressasse da quel tema, che all'interno del mondo della scuola la materia relativa all'insegnamento della, diciamo, chiamiamola educazione fisica, la cultura del movimento, come a me, forse qualcuno mi ha ascoltato in altre occasioni, sa che sono innamorato di questo termine, no? Cultura del movimento. Però ha deciso deliberatamente il nostro paese che quella disciplina non avesse la stessa dignità delle altre discipline che si insegnano nel mondo della scuola, tantomeno della scuola primaria, che è il luogo dove, diciamo, le scintille
che ci avvicinano a qualche passione nascono, no? Nel mondo della scuola primaria, il mondo della scuola primaria è il mondo al quale noi mandiamo i nostri figli, non perché ne escano, come dire, ricordandosi la data di nascita di Napoleone, ma perché si appassionino allo studio, alla storia, alla geografia, alla matematica, alle scienze, e dovrebbe essere così naturalmente anche per lo sport. Quindi credo che l'accelerazione imposta dai risultati dell'estate, l'accelerazione gigantesca imposta dalla pandemia, impongano insieme la necessità oggi di cambiare un modello. E questo cambio di modello è veramente un cambio di paradigma. È un cambio di paradigma perché proprio adesso, diciamo così, nell'epicentro del problema, occorre alzare lo sguardo, distogliere la nostra attenzione dal problema e cercare di immaginare delle soluzioni. Con tutto il rispetto per il paragone enorme che sto per fare, ma per capirci, è quello che ha fatto un po' Altiero Spinelli nel 1944, no? Quando fuori c'erano, lui era a ventottenne prigioniero, fuori c'erano ancora il nazismo, il fascismo, i lager, e lui immaginava un manifesto per un'Europa dei popoli, un'Europa unita, in quel momento lì, mentre fuori il contesto era ancora quello. Cambiare il modello è necessario, cambiare il paradigma è necessario farlo in questo momento, è necessario far diventare realtà questa cosa che abbiamo riscoperto dopo quest'estate, che lo sport è un bene essenziale. Questa cosa che abbiamo scoperto nei mesi di pandemia, al di là delle battute più o meno simpatiche di quando, diciamo, si scopriva un numero di runners e di joggers perché era l'unico modo per uscire di casa, oltre a quello di portare il cane a fare i propri bisogni, quindi non aveva il cane, fondamentalmente si è trasformato in un maratoneta. Ma anche quei 18 mesi, insieme a questi 3 mesi di emozioni, ci hanno restituito con forza l'idea di quanto lo sport sia un bene essenziale. Anzi, ci sarà da ricostruire davvero una narrazione in questa che speriamo sia la vera ripartenza e quella definitiva, no? Quella dalla quale non torneremo più indietro, perché ahimè, per ragioni che non sto a giudicare, è passata una narrazione che ha visto i luoghi dello sport, le palestre, le piscine, gli impianti sportivi, come luoghi della contaminazione, ma non nel senso bello, io vengo in pace, non sono un vostro collega, sono laureato in filosofia e specializzato in antropologia culturale, quindi per me la parola contaminazione ha una bellezza straordinaria, no? La capacità di saperci esporre al diverso per arricchirci, la contaminazione è sempre una ricchezza, ma in questo caso è passata una narrazione attraverso la quale i luoghi dello sport sono diventati luoghi a rischio, luoghi dove si correva il rischio di incappare una malattia così, così terribile. Allora, se siamo d'accordo che abbiamo riscoperto, grazie allo sport di vertice, grazie a quello che è successo, che lo sport è un bene essenziale, occorre cambiare questo paradigma. Io da qualche tempo, non solo io ovviamente, ma insomma insieme a molte altre persone, stiamo cercando di portare avanti un posizionamento, diciamo così, che possa rispondere a questa esigenza. Restituire l'idea che lo sport sia un bene essenziale, quindi un diritto. Beh, è la risposta più facile, forse non più facile nella sua applicazione, ma certamente più intuitiva, ed è l'idea che la parola sport possa finalmente trovare sede nella nostra Costituzione. Per ragioni anche qui che meriterebbero un dibattito lunghissimo, in questo momento non possiamo farlo, la parola sport non compare nella nostra Costituzione. Non ci compare probabilmente perché nel 1946, quando i nostri padri e le nostre madri costituenti lavoravano a quel testo, dovevano creare, diciamo così, un certo tipo di discontinuità rispetto a un problema, no? Precedente, cioè lo sport utilizzato come strumento di propaganda, di separazione fra le razze e così via. Bene, tutte quelle cose sono naturalmente, fortunatamente, totalmente smentite dal presente. Lo sport, anzi, è diventato uno strumento di inclusione, uno strumento privilegiato. Abbiamo visto
e ci ricordiamo tutti le bellissime storie di nuovo che l'estate olimpica ci ha ricordato. Abbiamo visto, tanto per citare un nome e un cognome, Faustino De Salu. Quindi se sono cambiate le premesse, naturalmente è arrivato il tempo in cui possa succedere quello che succede in altre costituzioni di molti altri paesi, anche i nostri vicini di casa, che semplicemente hanno costituzioni scritte più recentemente, cioè più avanti nel tempo rispetto a quell'utilizzo che dicevo prima, che ha fatto sì che la nostra storia, nella nostra Costituzione non ci fosse. Inserire la parola sport nella nostra Costituzione intanto è possibile, questa è una notizia, la nostra Costituzione non è intoccabile neanche nei suoi articoli fondamentali, i primi 12, e fortunatamente devo dire c'è un bel precedente, che la recente revisione dell'articolo 9 della Costituzione, con tra l'altro una modifica molto simile come filosofia a quella che potrebbe rappresentare lo sport, cioè un riferimento più esplicito ai problemi, chiamiamoli così, della tutela del paesaggio e dell'ambiente, no? Stessa cosa nel 1946, non c'era certamente la situazione che conosciamo oggi rispetto a quel tipo di problematiche. Quindi c'è anche un precedente che ci permette di immaginare di poter inserire la parola sport in quella parte della Costituzione, i diritti fondamentali, quelli che, ripeto, apparentemente sono intoccabili. Se questo succederà, e naturalmente vorrei capire come qualcuno, qualunque forza politica, possa opporsi a questa idea, perché ho partecipato, credo, a un migliaio di convegni nella mia carriera e nella mia vita, e non ho mai trovato nessuno mettere in discussione che lo sport sia uno strumento di inclusione, di produzione di qualità della vita, di salute e così via. Poi però fondamentalmente è sempre successo molto poco. Ma dicevo, se questo succederà, non sarà una battaglia metaforica, non sarà solo forma. Se la parola sport finalmente comparisse nella nostra Costituzione, inevitabilmente dovrebbero nascere politiche pubbliche orientate alla tutela, al sostegno, allo sviluppo di un diritto. E se la parola sport comparisse nella nostra Costituzione, inevitabilmente dovrebbe dialogare con altri due diritti, che sono quelli già definiti nell'articolo 32 e nell'articolo 34, cioè il diritto alla salute e il diritto all'istruzione. E lì si aprono due grandi altri capitoli, no? Il rapporto fra lo sport, la cultura del movimento e la salute, e il rapporto fra lo sport e la scuola. Voglio concentrarmi su entrambi, no? questi due capisaldi, perché anche in questo caso, insomma, ne abbiamo ormai assunto totale consapevolezza. Lo sport, la cultura e il movimento sono un investimento, nel senso letterale del termine, riguardo alle politiche di diritto alla salute. Lo sono per due ragioni. La prima è, chiamiamola così, demografica. Siamo un paese, in generale siamo una società, che invecchia. Questa è un'ottima notizia, naturalmente. Per la precisione, siamo i primi umani che vedono allungarsi la propria aspettativa di vita semplicemente per il fatto di vivere. Cioè, più viviamo, più aumenta la nostra aspettativa di vita. Ma naturalmente viviamo in un modello demografico che, come sapete, non ci permette di immaginare che il diritto alla salute possa continuare ad essere così come è scritto nell'articolo 32 della nostra Costituzione, diciamo, gratuito e universale. Non produciamo abbastanza risorse per poter sostenere una richiesta di salute che aumenta naturalmente in maniera proporzionale all'aumentare dell'età e dell'aspettativa di vita della nostra popolazione. Quindi non l'opinione di Mauro Berruto, perché conterebbe poco o niente, ma l'opinione di migliaia di pagine di letteratura scientifica che dimostrano che la cultura del movimento, che lo sport ha un impatto tangibile, misurabile, sul risparmio generato al Servizio Sanitario Nazionale, diventa un modo di tutelare quel diritto alla salute garantendone le risorse. Prendersi cura di sé diventa il modo di poter tutelare anche il diritto alla salute della nostra comunità.
ed è una bella storia, nel senso che si riesce a trasformare un diritto individuale in un bellissimo dovere civico, chiamiamolo così. L'altro aspetto naturalmente riguarda invece lo sport di vertice, e qui l'impatto è di nuovo interessante provare a misurarlo, no? Perché abbiamo un impatto intangibile, l'abbiamo detto e lo abbiamo visto, lo abbiamo rivissuto pochi istanti fa. Tutti questi successi hanno certamente inciso, no, sul mood del paese in un momento molto complicato. Tutti questi successi certamente hanno e avranno una ricaduta certa sulla richiesta di servizi sportivi. Con lo stesso bellissimo meccanismo per il quale quando vinceva Alberto Tomba eravamo tutti sciatori, poi vinceva Luna Rossa ed eravamo tutti velisti, e certamente capiterà che nei nostri campi di atletica, nelle nostre palestre di pallavolo, nei campi di calcio, arriveranno nelle piscine, arriveranno ragazze e ragazzi che vogliono avvicinarsi a quella disciplina perché hanno visto Marcel Jacobs o Jimbo Tamberi, hanno visto i ragazzi da pallavolo e le ragazze da pallavolo vincere gli europei, hanno visto la nazionale di calcio e sono tornati a innamorarsi della nazionale di calcio. Il rischio è che se non cambiamo il paradigma, questi ragazzi e queste ragazze trovino gli impianti chiusi, i lucchetti alle porte, le piscine vuote, le società che le gestivano fallite, gli operatori, gli allenatori che hanno vissuto da quando esiste la Repubblica in una specie di ombra esistenziale, per cui hanno dovuto dedicare magari quel tempo per fare gli allenatori o i dirigenti o gli accompagnatori di quelle società, di quelle squadre che, ripeto, sono quelle dove sono nate tutte le storie degli atleti olimpici, e lo hanno dovuto fare nei ritagli di tempo, lo hanno dovuto fare come secondo lavoro, lo hanno dovuto fare nella stragrande maggioranza dei casi da volontari, perché la loro figura non era riconosciuta. Ecco, io credo che anche questo impatto, che quell'altro, quello sulla salute, è tangibile, cioè lì proprio non c'è storia, lì si misura in euro, non c'è dubbio, e ci torno fra un minuto, ma anche quest'altro che è più intangibile, si misura forse in medaglie, forse in emozioni, eccetera, è un patrimonio che abbiamo riscoperto e che ci mette di fronte però a un altro paradosso. Oggi, questa mattina, 11 ottobre 2021, se un presidente federale si alza, si sveglia la mattina e dopo aver spento la sveglia inizia a pensare ai problemi che ho citato, le società che chiudono, che falliscono, gli allenatori che smettono, gli impianti chiusi, le piscine chiuse, eccetera, e deve pensare di parlare con qualcuno che possa risolvere questo problema, oggi deve sapere che la sua giornata passerà attraverso almeno 6 telefonate da fare. 6. Perché ci sono almeno 6 punti di riferimento che oggi sono quelli che regolano la governance dello sport italiano. Naturalmente il presidente del CONI, Giovanni Malagò, il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, che però ha recentemente incaricato Sport e Salute un direttore generale che si chiama Diego Nepi, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, il capo dipartimento della sottosegretaria allo sport che si chiama Michele Siscioli, e se quel presidente nella sua disciplina ha anche, come abbiamo sentito prima da Camilla, la parte diciamo paralimpica, Luca Pancalli, presidente del CIP, del Comitato Paralimpico. Allora, io non credo che sia normale che in un momento come questo, di emergenza assoluta, di necessità di snellimento delle procedure, di sostegno vero, diretto, facile, accessibile, ci siano 6 persone di riferimento che, qui mi fermo perché siamo in un contesto istituzionale, diciamo così, non hanno neanche relazioni meravigliosamente lineari fra di loro. Credo che questo sia il momento della semplificazione, sia il momento dell'idea che si possa procedere in maniera più semplice verso una gestione della governance dello sport molto più lineare, proprio, e torno ancora al titolo del nostro pomeriggio, affinché lo sport sia un diritto, ma un diritto vero, esercitabile sul serio.
Chiudo con due spin-off, se posso. Il primo, mi ci sono già avvicinato e lo riprendo semplicemente, no? Dicevo, passare dal valore intangibile dello sport, bello, bello, in quei 1328 convegni a cui ho partecipato, sempre è emerso di come lo sport sia un valore intangibile di inclusione, sia un valore di prevenzione, altro tema intangibile, non si riesce a trasformare esattamente in una restituzione oggettiva. Bello, però ci ha un po' rotto le scatole, diciamo così, nel senso che purtroppo, e ve lo dico mettendomi in prima fila fra i responsabili, non siamo stati capaci di fare sì che quel valore intangibile, per quanto altissimo e per quanto raccontato in tutti quei convegni a cui ho partecipato, abbia veramente inciso sulle politiche dello sport. Non ci siamo riusciti, abbiamo perso. Qui da allenatore vi dico, è finito il tie break e uno può aver perso per un punto o aver perso per 20, ha perso, non ce l'abbiamo fatta. Allora credo che l'unica leva sia quella di muovere degli interessi che possano muovere le politiche dello sport su valori tangibili, misurabili possibilmente in impatto economico. Ecco perché torno, come dicevo, come conclusione da quel tema, no? Lo sport come investimento sul risparmio che genera il Servizio Sanitario Nazionale, quello è un valore tangibile. Ci sono almeno 4, ce ne sono molte di più, ma semplifico, 4 macro aree dove è dimostrato dalla letteratura scientifica che lo sport produca valore, cioè produca risparmio al Servizio Sanitario Nazionale. Mi riferisco alle patologie, diciamo, legate alle cardiopatie, mi riferisco alle patologie legate al diabete, all'obesità, mi riferisco ad alcune forme di patologie tumorali, mi riferisco a molte forme di disagio psichico, diciamo così, per esempio la depressione, è la prima cosa che mi viene in mente. Qui non è opinione, è scienza. Allora, una degli spin-off, come l'ho chiamati, del cambio di modello, del cambio di paradigma, è quello di far diventare finalmente in tutto il paese, perché in alcuni posti del nostro paese già si può, lo sport come farmaco prescrivibile dal medico di base. È possibile, in alcune regioni già succede. Perché dico questo e perché ritengo che sia molto importante? Perché se noi riusciremo a far diventare modello, Giuseppe Vercelli ha finito proprio con questa parola, no? L'idea che tu hai delle buone pratiche, quelle buone pratiche hanno senso se poi diventano un modello organizzativo. Se noi facciamo diventare modello quella possibilità, è evidente che inneschiamo un circuito virtuoso dove io cittadino, intanto ripeto, usciamo dall'intangibilità, io cittadino con una patologia vado al mio medico di base che mi prescrive l'attività motoria come farmaco, io cittadino con la mia ricetta rossa intanto me la posso scaricare dalle tasse, tanto per dirne una, dopodiché con la mia ricetta rossa dovrò andare a cercare, chiamiamoli così, degli hub della salute che diventeranno le associazioni, le palestre, le piscine, dove io troverò ovviamente delle persone che spingerò ad essere qualificate, perché quei protocolli che si applicano a delle patologie in essere non possono ovviamente essere praticati da chiunque, quindi farò salire il livello di qualità dell'offerta del servizio, aumenterà il mercato, perdonatemi se sono un po' cinico, quindi ci sarà una necessaria riallineamento della qualità dei servizi rispetto a un mercato che richiede un'erogazione di un servizio. Ma se questo succede, non solo le ASD, le SSD, le piscine, gli impianti, le realtà sportive locali potranno diventare erogatori di servizi della salute, ma se lo faranno, intanto lavoreranno di più, ma incideranno sul risparmio generato al Servizio Sanitario Nazionale. Cioè tutti i soggetti in questa categoria ci guadagnano, compreso il medico di base, con la visita, no? I famosi, non so quanti siano gli euro necessari all'erogazione del certificato, diciamo, di attività non agonistica. È un sistema dove vincono tutti e dove il prodotto finale è un benessere intangibile,
qualità della vita che migliora e un risparmio tangibile, misurabile al paese, un valore economico. E quindi chiudo davvero con il secondo spin-off che mi veniva in mente ovviamente sentendo parlare Giuseppe Vercelli. Mi fa perfino strano chiamarlo Giuseppe Vercelli, perché insomma ci conosciamo credo da più della metà della nostra vita biologica, e che ho avuto la fortuna di poter avere al mio fianco in tutte le esperienze sportive che ho condotto. E il secondo spin-off, che è un po' la conseguenza di tutte le cose che ho detto, è proprio rivolto a voi, chiedendovi, implorandovi di riappropriarvi del vostro ruolo. Perché tutte quelle faccende che sono state oggetto di discussione di anni con Beppe, e che io ho vissuto da allenatore, no? Ho vissuto, e quest'estate siamo arrivati davvero a un impatto anche narrativo molto forte sulle figure che lui ha descritto: lo psicologo dello sport, il mental coach, il motivatore. Non entro nel dettaglio, perché la penso in una certa maniera, però credo che ovviamente, soprattutto in questi due, no, soprattutto, certamente in questi due ultimi scatole che ho citato e che Beppe ha ricordato, quindi il ruolo del motivatore e il ruolo del mental coach, abbiamo visto veramente qualunque cosa. Abbiamo visto veramente di tutto, dalla stregoneria a chi è oggettivamente invece capace, insomma, quantomeno di aver dimostrato di essere efficace, diciamo così. Guardate, no, non prendetela, lo sto dicendo veramente, l'ho premesso, vengo in pace e sono schierato in maniera aperta su questo tema. Riappropriatevi del vostro ruolo, perché ovviamente quello spazio è stato occupato, come sempre succede, quando gli spazi sono liberi, aperti. Allora, se è vera la sequenza e la filiera delle cose che ho detto, se è vero che lo sport è un diritto, o meglio, che vogliamo che diventi un diritto e quindi accessibile a tutti, se è vero che lo sport ha una sua parte necessaria e fondamentale che riguarda l'impatto che ha sulla salute e quindi su un valore tangibile come risparmio al Servizio Sanitario Nazionale, beh, dovete essere proprio voi i protagonisti di questa vicenda, non c'è proprio dubbio, non c'è proprio storia. E chiudo dicendo che credo sia davvero un bel modo, no? Di difendere il valore di una professione e, se volete, di trasformare, come anticipavo, un diritto individuale nel più meraviglioso dei doveri civili, prendersi cura di sé per difendere la propria comunità. Grazie. Abbiamo ascoltato un discorso altissimo, con una vision incredibile, una vision politica, la modificazione della Costituzione per inserire la parola sport che non c'è, lo sport come farmaco, sono pensieri altissimi che non possiamo non condividere, e credo che insomma ci ha dato anche una strada, una via. Noi condividiamo fortemente l'idea della riduzione dei costi del Servizio Sanitario Nazionale, anche come psicologia riteniamo che le prove di efficacia della nostra disciplina su alcune patologie, ma non solo sulla depressione, ma non solo, hanno dimostrato nel tempo che da un lato c'è un'efficacia maggiore e dall'altro c'è un conseguente risparmio di psicofarmaci. Quindi questa idea splendida dello sport come farmaco, insomma, è un po' una redistribuzione del reddito anche, no? Non basta con le case farmaceutiche, non solo le case farmaceutiche, ma anche alle palestre, ai luoghi di aggregazione di sport. Io credo che sia davvero un altissimo discorso quello che abbiamo ascoltato. E appunto, dopo l'intervento, mi scuso col dottor Marco Pacifico, prima non ho ricordato il tuo nome, per un attimo di amnesia, e dopo il suo intervento poi ci sarà uno spazio per una discussione con i relatori, con le cose che hanno detto. Quindi do volentieri la parola a Marco Pacifico, che è uno psicologo psicoterapeuta di Roma e che è direttore del Centro di Psicologia Integrata per il Benessere. Prego Marco. Ok, con questo andiamo. Buonasera. Ringrazio innanzitutto per l'invito il Presidente Giuseppe
per poter partecipare oggi su una serie di tematiche che in qualche modo ho molto a cuore, così come in realtà tutta la comunità scientifica. E sono stato stimolato da 2 o 3 informazioni che sono emerse durante le varie relazioni che come dire, condivido e che sottolineo. Decisamente è opportuno cercare un po' di ridefinire quali sono gli spazi professionali, le dimensioni di competenze e proteggerci da questa scalata a cui stiamo assistendo di figure come dire, all'atere della nostra professione che in qualche modo paradossalmente riescono in qualche modo a sponsorizzarsi molto meglio di quanto siamo in grado di fare noi. Su questo tema che ho particolarmente caldo, come dire, io spesso sottolineo come in realtà gli psicologi debbano un po' imparare a vivere certi contesti. Prima Giuseppe diceva una parola importante, no? Ha detto delle cose molto rilevanti. Noi non sappiamo qual è la differenza tra un allenatore e un preparatore mentale. Spesso non c'è stata proprio una come dire, attività sportiva di base. C'è soltanto la pretesa di imparare una serie di competenze per poi andarle a spendere all'interno di un contesto. In realtà non funziona proprio così. Questi sono luoghi da saper abitare. Dover stare a contatto con un tecnico, con uno staff, con degli atleti richiede una competenza di base che non si trova sui libri. È una competenza che necessariamente deve essere stata sperimentata, che appartiene al nostro modo di stare al mondo, che fa parte della nostra personalità, che è il nostro stato mentale. Tenete presente che gli atleti, questo per la mia esperienza, ti annusano. Nell'immediato capiscono se sei in grado di essergli utile o non utile. Non vogliono un linguaggio aulico, non gli interessa che studi hai fatto, non gli interessa il tuo livello di professionalità, gli interessa esclusivamente quello di essere uno strumento che li porta a meglio prestazionare. Noi sappiamo che per avere un buon livello di prestazione è necessario lavorare sulla persona, non c'è nessun'altra strada, non c'è una mera applicazione di tecniche. Nella mia formazione ho avuto la fortuna, diciamo, di far parte del gruppo più importante d'Europa sullo studio della personalità e successivamente, grazie a loro, di avvicinare Bandura, Zimbardo e quindi di vivere il contesto Stanford, il contesto della self-efficacy, il contesto della prestazione, il contesto dell'applicazione della psicologia alla tentativo di espressione massimo del potenziale. Ed una cosa che mi ha colpito sempre di Bandura era una frase che mi diceva sempre: dice, sei quello che fai o fai quello che sei? Che in realtà è la grande domanda. Quando le persone si rivolgono nel tentativo di migliorare il proprio potenziale, ci fanno sempre questa domanda: quali sono le determinanti della prestazione? Come io riesco ad esprimermi meglio? Cosa tu puoi fare per aiutarmi in questo? Ecco, allora oggi io vi presento un po' uno spaccato modello di lavoro che negli anni ho strutturato a seguito delle, diciamo, con un'integrazione di tutte queste esperienze e poi diciamo, quello che in realtà applico, che utilizzo sugli atleti, proprio per aiutarli a stare con se stessi, a stare, come dire, noi diciamo focalizzati, ma in realtà è quello di rimetterli al centro, di riuscire a portare il proprio cavallo. Parto da una considerazione che è la seguente. Ecco qua. Sono molto legato a questa immagine, è la prima che in genere io utilizzo quando parlo con un gruppo di atleti. Questa è quella che ho mostrato al centro sportivo Carabinieri quando ho assunto l'incarico di head mental coach. Perché? Perché prima è stato detto, c'è grande confusione, quali sono le determinanti della prestazione, cosa possiamo dare noi in più? Noi possiamo dare molto. Il talento degli atleti è un talento che è posseduto
la predisposizione genetica. Noi sappiamo che questa cosa meravigliosa che chiamiamo personalità, questo mix, no? Tra geni e esperienza è fortemente, pervasivamente impattato dal DNA. Sappiamo che la personalità, con percentuali che variano, tendenzialmente è tra il 60, 70, c'è chi dice 80%, definita da quello che ci viene tramandato. E sappiamo perfettamente che questa componente di madre natura impatta delle aree. Impatta l'area dell'umore, impatta l'area dell'impulsività, impatta l'area dell'attenzione, della concentrazione e dell'abilità fisica, motoria. Quindi ben tre aree che sono determinanti nella prestazione sportiva vengono impattate nella predisposizione genetica e tendenzialmente anche, come dire, l'umore e l'impulsività hanno un forte correlato poi con la prestazione. E poi c'è un contesto. Il contesto, quello che a noi piace tantissimo, quello che ci piace quando parliamo di stili di attaccamento, quando ci piace di relazioni primarie, di caregiver, sostanzialmente quel contesto che è in grado di offrire una stampella e di modificare quelle caratteristiche che Madre Natura ci ha dato, che un po' può correggere il tiro regolare delle dimensioni. E pensate che un'introduzione recente che stiamo facendo è la collaborazione con alcune società di scouting per effettuare delle valutazioni in itinere su questi atleti giovani che loro prendono firmando questi contratti, per dare una sorta di valutazione di questa espressione del potenziale nel tempo, ma che in realtà è una valutazione di personalità. Cioè noi riusciamo attraverso i nostri strumenti ad avere un'idea probabilistica di come gli atleti poi performeranno, di come si adatteranno a determinati contesti. Conoscendo la storia di vita riusciamo a capire qual è il loro comportamento passato, miglior predittore di quello futuro, e sappiamo un po' come funzionano. Ecco, questa slide per me è molto importante perché in realtà queste determinanti, talento, competenza tecnica, degli atleti a un certo livello ce li hanno, le hanno già acquisite, sono arrivate, sono forti, evidentemente funzionano, ma tutto il resto sono componenti su cui noi dobbiamo intervenire e dobbiamo intervenire attraverso i nostri strumenti. Dobbiamo intervenire sapendo che noi facciamo un'attività che è sostanzialmente sulla personalità. E che cosa sappiamo? Sappiamo che abbiamo degli atleti monopasso che hanno un pensiero convergente, adeguati, prestazionali, che si allenano, sono costanti, sono anche resilienti, ma sappiamo perfettamente che sono quarti nel ranking mondiale e presumibilmente quando impatteranno con i primi tre del ranking perderanno sempre, perché sono carenti di pensiero divergente. Serve quella parte di talento, di creatività, di estrosità, di sregolazione capace di essere in qualche modo indirizzata verso l'obiettivo. Ed è questo il lavoro che noi facciamo, cercando di portare un atleta a navigare all'interno dei suoi meccanismi di rigidità, dei suoi meccanismi di creatività, dei suoi meccanismi di flessibilità e un po' navigare il mare e non fare il sub andando sotto nelle profondità, ma cercando di diventare un buon surfista, uno che sa stare sull'onda riuscendo ad interpretare il momento, che è la grande risorsa di un atleta, è proprio questo. Accelerato, frenato, adeguato. E questa integrazione noi riusciamo ad ottenerla se andiamo a vedere quali sono queste polarità. Prima è stato detto è necessario molto osservare. Sì, è necessario molto osservare. Dobbiamo capire qual è il sistema di funzionamento. Non abbiamo molti interventi. Mi piace molto ricordare una frase che diceva Dan Peterson, no? Lui diceva che durante la preparazione alla gara lui poteva dire tre cose agli atleti. Due le diceva prima dell'inizio della gara e tra il primo e il secondo tempo dice ne posso dire una sola perché è l'unica che recepiscono. Di più è inutile. Ed è vero, dobbiamo fare un intervento mirato, focalizzato, che possa andare a contenere degli aspetti. Recentemente in questo tema, no, di processo energetico c'è un aspetto che è molto forte in letteratura, tutta la letteratura sta convergendo su un aspetto di integrazione tra sport
e salutogenesi, tra sport e tutto quello che riguarda la gestione di una scala della qualità della vita. Pensate addirittura che il flow, questo stato di grazia nel quale le persone prestazionano al massimo, viene messo all'interno di questa scala come fase apicale, dove dalla polarità opposta in realtà c'è la patologia. Allora, perché sta nascendo questo? Sta nascendo questo perché? Perché ci sono delle percentuali di diffusione di alcuni disturbi, soprattutto correlati con l'umore, che sono in crescita all'interno del contesto sportivo. Noi immaginiamo che possano essere trattati dal motivatore, la bella frase, dal mental coach. In realtà ciò non è, si lavora sulla personalità. Allora, questo è un po' un modello che vi propongo, è un modello di integrazione chiamato CREA, passa per 4 step, conoscenza, relazione, energia, espressione e autoefficacia. Sono le 4 fasi di lavoro nelle quali sostanzialmente si cerca di portare l'atleta nella espressione massima di una convinzione di essere in grado di riuscire ad ottenere una prestazione. Tenete presente che quando si incontra l'atleta cosa si vede? Si vede che immediatamente tu comprendi che dall'altra parte c'è una persona che è in grado, nei momenti di difficoltà, quando non riesce ad uscire dal tunnel, è in grado di arredarlo. Sai che in quel momento lui, nonostante non sia al top della forma o che la situazione che si è generata è una situazione per la quale non riesce ad andare in un'espressione massimale, lui riesce a ottenere il miglior risultato. E sai anche che quando poi è il suo turno, lui esce con tutta l'aggressività agonistica che ha dentro, senza avere comportamenti controproduttivi, sapendo sostanzialmente che questo flusso energetico che ha dentro viaggia attraverso un dialogo interno che mette ogni parte di sé al suo posto e che è in grado di passare da forme di governo come la democrazia personale delle parti a delle forme di dittatura dove è solo una parte di sé che parla e tutte le altre seguono. Questo è difficile da trovare. Spesso ci si disorienta. Spesso c'è una difficoltà di interpretazione della gara e soprattutto di interpretazione di se stessi all'interno della gara, che parte da una mancata conoscenza. E in questi step cosa facciamo? Da una parte abbiamo degli obiettivi, no? Aumentare nell'atleta la conoscenza di sé, la regolazione dell'energia, il come funziona, le convinzioni personali che non sono quelle che sentiamo in questi meravigliosi webinar che circolano in rete. Convinzioni personali fanno parte della teoria dell'autoefficacia, sono le credenze di comportamento che noi sviluppiamo a seguito di ciò che abbiamo prodotto. Questo lo sottolineo con molta chiarezza, Bandura lo dice in modo diretto, in realtà noi siamo il risultato delle nostre esperienze e quindi siamo convinti nella misura in cui abbiamo provato delle esperienze. Sei ciò che hai fatto. E questo è importante, il numero di errori, più ne hai commessi, più evidentemente sei diventato esperto. Convinzioni personali, da dove vengono, andiamo a ricercare le motivazioni e comprendere. E poi il lavoro sulla focalizzazione, sulla concentrazione. Dall'altra parte metto lo psicologo dello sport, mi interessa molto, perché questa figura fondamentalmente è una figura che ha competenze per poter parlare di personalità, ha competenze per riuscire ad aiutare la persona ad entrare in contatto con se stessa, con tutti gli strumenti che conosce, qualunque sia la sua formazione, ma che chiaramente in questo caso è focalizzata alla prestazione. Quindi qui necessariamente bisogna avere una capacità che porta le persone in una certa direzione, bisogna condurle. Noi conosciamo nella psicologia in generale, come dire, 3 movimenti, no? Il movimento supportivo, il movimento contenitivo e il movimento prescrittivo. Ecco, questi 3 movimenti vanno alternati in funzione dell'obiettivo da raggiungere in quella specifica fase, sapendo che si sta facendo un lavoro per andare in una certa direzione.
CREA nasce da qua, è un'integrazione di tre modelli sostanziali. Da una parte la teoria dei tratti, quindi la disposizione individuale, sia temperamentale che caratteriale, su cui ho lavorato nella prima fase della vita, la teoria della self-efficacy, su cui ho lavorato nella seconda fase, e nella terza vita sugli approcci esperienziali e emozionali, quindi centrati sugli schemi emotivi e sulle focalizzazioni. Perché? Perché ho notato che al centro spesso della prestazione c'è proprio un discorso emozionale. Questa è la grande determinante. Spesso noi cerchiamo di metterla fuori perché riteniamo che sia rischioso, invalidante, ma nel momento in cui si prova a mettere fuori, tendenzialmente l'emozionalità poi in qualche modo conduce l'atleta verso una prestazione on o verso una prestazione off. L'atleta tendenzialmente è una persona che ha le sue vibrazioni, le sue sensazioni, e le sente dall'inizio della gara in poi. Mi colpisce, a questo proposito vi porto uno stimolo, no? Due atleti, l'uno che quando entra dentro un palazzetto pieno di persone, vedi che improvvisamente si alimenta di quell'energia, improvvisamente la focalizza tutto dentro di sé, ed è assolutamente concentrato sull'obiettivo da raggiungere, non ha una virgola di spostamento. E più persone ci sono, più come dire, è impattante il contesto, più lui riesce a prestazionare. Tanto che ti dice, le finali non si giocano, si vincono, e le vince. Ed è così, senza fare nulla, lui è predisposto in questo modo. L'altro va accompagnato nella sede della gara, cercando di mantenerlo quasi in una gabbia protettiva, perché il minimo contatto con l'elemento esterno lo fa assolutamente vibrare e lo fa entrare dentro quel meccanismo d'ansia controproduttiva che in realtà poi dopo non lo lascia esprimere liberamente. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere il flow attraverso queste tre modalità. Cosa facciamo nello specifico? Lavoriamo sulle caratteristiche dell'atleta, cerchiamo di stare sui pattern percettivi, sugli aspetti rilevanti che abbiamo notato, sulla sua storia di vita, sul suo contesto. Un atleta non è mai solo, l'atleta è sempre dei genitori, l'atleta tendenzialmente poi è della società, c'è sempre un mondo intorno a lui ed è difficile lavorare. Prima Mauro diceva una cosa importante, sempre di più oggi con questa modalità che ormai è pervasiva rispetto al sistema sport, arrivano atleti che in qualche modo sono sostenuti economicamente dalle famiglie. È raro ormai trovare queste storie che hanno fatto epoca dell'atleta che in qualche modo per riscatto sociale è riuscito, no? Ad emergere o a tirare fuori qualcosa che gli altri non avevano da dentro di sé ed entrare all'interno di un parterre riscattando una posizione sociale, una difficoltà. Oggi no, oggi quello che accade è che c'è una precocizzazione dell'agonismo, oggi quello che accade è che atleti già in tenera età sono predisposti, diciamo, ad un'attività agonistica importante e con viaggi fuori sede, con un dispendio economico importante e con la necessaria presenza di un supporto non solo emotivo ma anche economico che in qualche modo li deve foraggiare in questa uscita, e quindi è sempre più raro trovare persone, ragazzi o atleti che in qualche modo si formano dal nulla. Dietro c'è un sistema e sono queste persone che in qualche modo poi conducono gli atleti verso una forma di supporto. Il lavoro è complicato proprio perché bisogna partire un po' da che tipo di relazione c'è tra di loro, cioè capire qual è il sistema familiare che circola e soprattutto cos'è che tu puoi replicare, cosa tu non puoi replicare, perché in qualche modo noi sappiamo che l'apprendimento non è mai nella zona di comfort, ma non è nemmeno mai nella zona di panico, è sempre un po' nella zona intermedia, no? Quella definita di paura. E quindi in qualche modo bisogna replicare delle orme che già ci sono, cercando pian piano di modificarle. Lavorando con gli atleti noi applichiamo sempre un sistema di cogenitorialità, siamo sempre in due, non si fa un singolo incontro, c'è sempre un uomo e una donna,
proprio perché cerchiamo di riprendere questo modello che abbiamo visto attraverso l'osservazione. Lo facciamo lavorando su costrutti psicologici, partendo proprio sostanzialmente dal ricalco del sistema di attaccamento, perché in qualche modo se l'atleta ha performato fino a quel momento, ha performato evidentemente per una ragione, perché il sistema era funzionale. Dopodiché nel corso del tempo quello che bisogna fare è aumentare un po' questo livello prestazionale, poiché è impattato da sistemi, no? Intorno, di contesto, differenti, molto più potenti. Quindi si fa questo lavoro a due che aiuta la persona in qualche modo a sentirsi protetto e stare con una figura di con due professionisti, una figura e uno in sfondo, che aiutano a stare in contatto con se stesso. La conoscenza la facciamo con gli strumenti classici che ci interessano, con i test, con la lettura della storia personale, facciamo molta attenzione a questo, il genogramma per vedere quali sono le dimensioni che hanno caratterizzato lo svolgersi di questa persona e quali sono questi riti, miti, credenze varie che si sono trasmesse, l'osservazione nell'attività on the job, e soprattutto facciamo una assessment a 360, cioè noi quello che proponiamo sono delle valutazioni dove la persona fa una valutazione su se stessa, chiediamo la valutazione della persona al suo tecnico, chiediamo la valutazione della persona ai suoi pari, proprio perché lavoriamo sull'auto ed è dell'osservazione, perché spesso quello che capita è che si ha idea di essere in un modo, ma poi la realtà è ben diversa dall'ideale, e siccome come dire, entrare in una prestazione, performare, in realtà per chi è della professione non è una cosa così complessa, a meno che, come dire, perché? Perché ci sono degli step, c'è uno stile di vita, prima c'è stato descritto, è uno stile di vita che non è soltanto relativo alle 2 ore o 4 ore di allenamento, è lo stile di vita, il cucchiaino di parmigiano che mangio o non mangio, è il sorriso che faccio o non faccio, è l'ora di sonno che dormo oppure non dormo, è uno stile di vita, e noi costruiamo il sistema di autoefficacia durante la giornata, paradossalmente non durante l'aspetto tecnico dell'allenamento, dove c'è uno staff tecnico che si occupa di quello, ma le persone quando parlano ti raccontano di fare certe cose che in realtà poi quando tu le osservi non le fanno, c'è molta differenza, non funziona, no? Funziona che se stai facendo le ripetute in campo tu ti fermi sempre quei 5 metri prima, e invece quello fa 5 metri in più e quello in gara farà la differenza, ma non è soltanto per un discorso di preparazione fisica, è un discorso di mentalità, no? Quello che noi chiamiamo mental state, è come tu arrivi fino in fondo, è ogni passaggio. In una delle esperienze che mi ha colpito di più, che è stata la visita al quartier generale degli All Blacks, ho scoperto un mondo, no? Ho visto un posto nel quale c'erano atleti affermati tornare praticamente in un contesto che sembrava una miniera, un freddo incredibile, delle frasi molto chiare scritte al muro, 15, non si scappava da lì, con una tipologia di allenamento, una modalità, uno stile di vita condiviso che, come dire, o t'adegui o non fai parte degli All Blacks. È un tipo di prestazione di un certo tipo. È chiaro che poi, come qua come dire, può testimoniare Giuseppe, o come ci può dire Mauro, entri all'interno di contesti che sono molto più ampi. Quindi, come dire, la capacità è quella di oliare determinati meccanismi, perché ciascuno ha il suo spazio, ciascuno ha il suo potere, e in qualche modo bisogna portare no, la nave in porto. Nello stesso tempo l'atleta, se è al centro, se conosce se stesso, se sa quando e che cosa è che soffre, quali sono i suoi CCRT, i suoi core conflictual relation team, allora lui è più capace di stare fuori dalle grane, è più capace di investirsi nelle cose che gli interessano, è più capace di essere custode di un suo collega e mostrare quella gratitudine che cementifica il gruppo ed entra a far parte di un sistema relazionale. Conoscenza, un genogramma
uno strumento di personalità che ho pubblicato lo scorso anno con Giunti, Dimensional Personality Assessment, qui valutiamo quattro dimensioni: identità, autodirezionalità, empatia e intimità, area del sé, area relazionale. Sono due dimensioni su cui lavoriamo intensamente. La relazione tra chi, tra il professionista e l'atleta, con le nostre consuete tecniche riprese dall'orientamento fenomenologico esistenziale. Nello stesso tempo, qui io quello che su cui aiuto, no? Su cui sottolineo e che vi invito, no? Su cui invito a riflettere, è quanto è importante per ciascuna persona e quanto è importante per ciascun atleta riuscire a stare in relazione con tutte le parti di sé. Ok? Quante volte durante un'espressione massimale di gara l'atleta ha una parte controproduttiva che gli rema contro, ed è come se gareggia zavorrato. E qui invece noi lavoriamo affinché vengano identificate queste parti, come si muovono dentro, qual è il processo di dinamica interno, e lo facciamo spesso attraverso dei lavori gestalt, attraverso l'utilizzo di tecniche espressive dove lui interpreta le varie parti e ce le mette in scena, esattamente replicando quello che capita durante la gara. Non andiamo in un lavoro per placare questo tipo di emozionalità interna, anzi andiamo in un lavoro in cui amplifichiamo questa emozionalità interna per dare modo di creare disordine e quindi nuovo ordine, cercare di lavorare al contrario, andando a farlo abitare tutte le varie stanze interne, quindi quei mostri che c'è dentro, che spesso esistono, invece di chiuderli dentro una stanzetta, diciamo apri e falli girare, gira, perché questi ci saranno utili in tutto questo percorso. Ed è un lavoro che richiede tempo, richiede applicazione, richiede la messa in gioco della persona e dell'atleta. Una cosa che abbiamo notato nel ciclo dell'energia dell'atleta è che l'atleta efficace ha una grande caratteristica, cioè è in grado di cambiare strategia durante la gara. L'atleta inefficace no. L'atleta inefficace, proprio perché entra in un sistema di paura, quello che fa è che replica l'azione nella quale si sente più confident, che è esattamente quella che il suo avversario si aspetta, ed è esattamente dove perde. L'atleta efficace ha questa capacità di andare in espressione di creatività e di farsi abitare in quel momento specifico della prestazione da una parte di sé che ha conosciuto ma che è un po' diversa da quella che l'ha aiutato a vincere, ed entra in una forma di pensiero divergente dove si lascia condurre anche dall'intuizione. C'è una parte di strategia che è assolutamente determinante negli sport, e c'è una parte di intuizione che caratterizza in realtà il campione, che è quello che mette quell'estro in quel momento, variando anche quello stralcio già definito e che nessuno si aspetta, e questo fa parte degli atleti efficaci, fa parte degli atleti che riescono ad andare in espressione senza spaventarsi di se stessi, assumendosi la piena responsabilità di sé, che avviene solo dopo la consapevolezza. Lavoriamo sull'energia con questi modelli, analisi transazionale, gestalt, emotional focus therapy, cose che voi conoscete, magari sicuramente qualcuno sarà specializzato in qualcosa del genere, e mi interessa molto stare su questo tema. Perché? Perché da lì c'è il motore, portiamo dentro, dalla pancia fuori, andiamo in amplificazione e riusciamo piano piano a decontaminare gli stati dell'io, quei sistemi di rigidità che vediamo negli atleti, dove c'è una parte molto giudicante, molto strutturata, che non li lascia mai andare in espressione, e invece in qualche modo questi atleti che hanno bisogno di essere performanti, di tirare fuori tutto quello che hanno dentro, lì vanno aiutati ad essere un po' decontaminati, tirando fuori un po' di più la parte del bambino libero. L'ultima fase, costruzione dell'autoefficacia, che in realtà avviene durante questo lavoro, dove per autoefficacia intendo la più nota delle definizioni di Albert Bandura, che mi interessa sottolineare nella capacità di organizzare
una sequenza di azioni funzionali al raggiungimento dell'obiettivo, e questo non avviene sempre, no? Spesso quando parliamo con gli atleti, se tu li chiami, stanno andando a fare una gara, non sanno né che gara è né dove sta, perché è la terza volta che stanno su un aereo in una settimana e sono fuori focalizzazione, ed è difficile così impattare. Allora noi dobbiamo cercare in qualche modo di riportarli al centro, di aiutarli a gestione, nella gestione dello stress, ma soprattutto di aiutarli a stare a contatto con il momento, quindi la persona. Facciamo delle, come dire, dei lavori molto tecnici, poi però quando li incontriamo spesso ci accorgiamo che hanno proprio delle difficoltà di tipo materiale nella vita del quotidiano, perché non l'hanno mai vissuta. Cioè noi pensiamo a chi è un atleta professionista, è un ragazzo che sin da piccolo ha dedicato una quota parte importante del suo sviluppo allo sport, all'allenamento, alla socializzazione all'interno dello sport, nella speranza di costruire la personalità attraverso diciamo questa attività, quando poi probabilmente quello che succede è che lo sport invece rivela la personalità, non è che ti aiuta a costruirla soltanto, ti dice come sei, se sei resiliente o non lo sei. Spesso dove andiamo a impattare? Andiamo a impattare con dei ragazzi che hanno un'età anagrafica di un certo tipo e hanno poi una invece realtà emozionale molto più piccola della realtà anagrafica che hanno, e che vanno aiutati in questo. Ed è anche per questo motivo che spesso sono poi come dire, prede molto semplici per chi si propone in un certo modo all'interno dei social, perché basta dire 10 cose e si entra in un sistema di codipendenza, che è quella di cui loro hanno bisogno, perché per tutta la vita sono stati presi per mano, spostati da un luogo all'altro ad allenarsi, da un luogo all'altro a performare, ma in realtà raramente hanno affrontato difficoltà, se non in quel contesto. Allora bisogna riportarli un po' al centro, piano piano, aiutandoli a maturare, a diventare persone. E è curioso, ci sono degli studi in letteratura dove si vede che certi atleti che comunque erano talentuosi ma non riuscivano ad avere prestazione, ottengono prestazione dopo che hanno avuto una crisi personale, ok? Dopo che c'è stata la separazione dei genitori, dopo che la propria compagna o il proprio compagno li ha lasciati, dopo un evento drammatico, cioè quando sostanzialmente sono costretti a ritornare dentro di sé, a fare l'appello delle proprie risorse, rimetterle in ordine e riuscire in qualche modo poi a riadattarsi alla vita, scoprendo che hanno qualcosa di diverso rispetto a quello che immaginavano. Ecco, si chiama convinzione di autoefficacia. Strutturandola un po' rapidamente, 4 elementi: l'esperienza passata, l'esperienza vicaria, quindi quello che vedo dagli altri, la persuasione verbale e la consapevolezza degli stati fisiologici ed emozionali. Questi sono i 4 step su cui si lavora nella fase A di autoefficacia. Volevo fare un piccolo cenno a questo. Noi parliamo di psicologi dello sport, noi parliamo di psicologi. Una cosa che i mental coach sanno bene, ed è su quella sulla quale probabilmente dovremmo fare un po' un miglioramento, è che noi non siamo compatibili con tutti. Non siamo compatibili con tutti, non funzioniamo con tutti. Esistono dei sistemi di compatibilità, come avviene per le coppie, ok? E quindi io so perfettamente, come professionista, su quale atleta sono efficace e su quale non lo posso essere, perché non ho un sistema di compatibilità, di schema emozionale che va nella stessa direzione con l'altro. Ed è per questo che noi lavoriamo in co, siamo in 2, sempre, ed è per questo che siamo in staff, no? Dove magari il primo incontro è sempre, diciamo, per quanto lo faccio io, ma successivamente l'assegnazione dello psicologo dello sport sull'atleta è fatto in relazione alla tipologia di personalità dell'atleta, che deve impattare su quella dello psicologo dello sport. E in questo modo si crea una relazione che è vincente. Non è possibile immaginare che siamo buoni per tutti, non lo siamo, questo ce lo dice la scienza, ce lo dice semplicemente empiricamente vedere come funzionano le coppie, no?
e visto che siamo al 71% di separazioni fuori, evidentemente c'è qualche cosina che su questa cosa non abbiamo compreso bene, ma è importante capire dov'è la compatibilità buona, media, alta. Questo è un aspetto centrale, proprio per riportare la scienza al suo posto. I mental coach lo sanno perfettamente quando parlano a chi si stanno rivolgendo e qual è il bisogno che stanno andando a contattare. E infatti ogni mental coach ha degli atleti che sono tutti simili. Perché fanno tutti parte dello stesso cluster e hanno tutti la stessa problematica. Dobbiamo fare attenzione un po' su questo, bisogna dedicarcisi e imparare che il mondo dello sport è abitato da tante persone, imparare linguaggi, fare sport, starci dentro, ma soprattutto se si ha passione, la propria, verso lo sport, e si ha quella caratterialità, no? Che si è in grado di esprimere a contatto con certe situazioni, allora si può essere realmente d'aiuto, perché partendo da noi, allora utilizzando poi le nostre strutture interne con le nostre competenze acquisite, riusciamo a mediarci e a somministrare noi stessi, che è la strada tecnicamente più potente per produrre il risultato. Qui rapidamente la tipologia più tipica di atleta, il ribelle, quella per cui ti chiamano, no? Che ha come evento stimolo le norme e le regole sociali, e qui lui si arrabbia costantemente, non le rispetta ed è quello che va contro tutti, contro il gruppo, contro lo staff, eccetera. Ecco, noi lavoriamo su uno schema di questo tipo che per chi è interessato lo trova in Sperry, che è un autore dove parla di stili di personalità, e andiamo un po' in questa direzione proprio per cercare di capire con chi abbiamo a che fare e qual è l'obiettivo del nostro lavoro, cioè migliorare la capacità di gestire l'evento stimolo portando la persona in prestazione. Quando lui è in evento stimolo perde energia perché deve gestire la parte di sé che gli scappa, e invece quella parte di sé è funzionale e serve quando tu devi arrivare all'obiettivo. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, se non ti sfidi, non ti fidi. Grazie Marco. Marco Pacifico ci ha portato proprio dentro un modello di lavoro di uno psicologo dello sport molto interessante, molto importante. Mi ha colpito anche l'ultima slide di considerare anche la personalità dell'operatore, dello psicologo dello sport, che è un concetto importante in generale per la nostra disciplina, perché bisogna considerare come siamo fatti, sapere come siamo fatti per poter lavorare al meglio con gli altri. Quindi questa riflessione, credo, questa ultima riflessione credo sia molto utile. Bene, vi invito a uno scambio con i relatori, mi sembra giusto che ci possa essere uno scambio con delle questioni, con delle domande, con delle riflessioni vostre. Grazie. Rompo io il silenzio e chiedo, visto che c'è stata un'esortazione nel discorso di Mauro Berruto alla fine, insomma, di occupare uno spazio che è stato occupato da altre professioni, chiedo a tutti e tre qual è il vostro pensiero sul fatto che appunto altri operatori non sufficientemente qualificati hanno occupato uno spazio e come mai la nostra disciplina, a parte alcune eccellenze, fatica ad imporsi nel mondo dello sport? Qual è la vostra sensazione con il vostro pensiero? Dice, io rappresentando in questa veste la mia categoria, no? Quella degli allenatori, certamente è curioso come in particolare nel nostro paese, perché insomma in altri luoghi, io ho avuto la fortuna di lavorare anche in altri posti in Europa, non sia così, ma nel nostro paese ci sia ancora una grande consapevolezza da parte dei tecnici che serve affidare delle aree della prestazione a degli specialisti. Quindi nessuno mette in discussione che la preparazione fisica competa al preparatore fisico, che l'aspetto medico competa a uno staff medico, un fisioterapista e così via. Ed è curioso come invece la parte relativa a quel segmento della prestazione, e non sto a fare percentuali su cosa sia più importante, in quale rapporto eccetera, perché ovviamente è tutta roba indefinibile, però
non c'è dubbio che la prestazione si componga di una componente fisica, di una componente tecnica, di una componente tattica, di una componente medica, cioè di salute, e di una componente mentale. Per le prime quattro aree non ci sia dubbio che servono degli specialisti di settore, per la quinta no. Anzi, diciamo, c'è una scuola di pensiero che non è solo generazionale, dei tecnici per i quali, quindi ho conosciuto tecnici giovanissimi che la pensano in questo modo, per i quali anzi quell'ambito lì è proprio tu, di competenza esclusiva tua. Il famoso nasometro, che è il misuratore di prestazione di alcuni miei colleghi, no? Cioè sono io che devo... io credo che sia molto semplicemente da attribuirsi a un... come dire, all'idea che affiancarsi a uno specialista in quell'area comporti una diminuzione della propria percezione, del proprio ruolo, di come si è visti dagli atleti, dalla stampa, da fuori, insomma, che ovviamente insomma, non sto neanche a commentare quanto sia di poca visione, però ecco, registro comunque una certa difficoltà a far passare finalmente una linea di pensiero che assegni la responsabilità di competenze specifiche di un settore della prestazione a degli specialisti. E credo che, ripeto, questo non tolga nulla al ruolo dell'allenatore, ma esalti il ruolo dell'allenatore. Io ho avuto la fortuna anche di fare per 10 anni, fra 11 anni, fra Italia e Finlandia, il commissario tecnico. Ecco, il commissario tecnico è proprio quella roba lì. La sua qualità deve essere quella di affidarsi a degli specialisti di settore i migliori possibili, e poi il suo ruolo, cioè lui proprio viene pagato per quello, il suo ruolo è quello di farli lavorare in forma coordinata, di assumere il meglio da ciascuna competenza, chiamiamola analitica, e di metterle insieme e di farle diventare una prestazione. Certo che un commissario tecnico che rifiuta quel ruolo semplicemente non sta facendo il suo mestiere, ecco. E se invece esercita in un'area che non è di competenza specifica sua, sta di nuovo sbagliando, perché ovviamente sta muovendosi su un territorio che è pericoloso. Quindi prima ho detto riappropriatevi del vostro ruolo, era una provocazione, adesso dico serve che ci sia in parallelo un grande lavoro culturale sugli allenatori che semplicemente, esattamente come hanno fatto per le altre quattro aree della prestazione, assegnino anche alla quinta la possibilità di avvalersi di professionisti di quella competenza specifica. Beh, Mauro, come al solito, hai fatto un'analisi fantastica. Penso che riappropriamoci del nostro ruolo sia lo slogan migliore che possiamo utilizzare. Però per usare termini sportivi direi che abbiamo fatto diversi autogol noi come psicologi, in quanto spesso abbiamo sentito alcuni atleti che non andavano dallo psicologo pur avendone bisogno, perché andare dallo psicologo non era la cosa ideale. Meglio andare dal mental coach, che non è uno psicologo, ma è meglio. Un po' come dire sto male ma non vado dal medico, vado dallo stregone, perché così almeno non sto così male. Quindi purtroppo in questo senso le istituzioni non ci hanno aiutato, e mi rivolgo in modo provocatorio al Presidente, in quanto, come sapete, noi oggi non possiamo neppure fregiarci del titolo di esperti in psicologia dello sport, pur avendo una competenza in tale senso, e nessuno può rilasciare il titolo di esperto in psicologia dello sport. Quindi la prima cosa fondamentale è l'etichetta che noi ci mettiamo, un'etichetta che non deve essere inquietante o comunque fraintendibile da parte dell'atleta, ma deve essere chiara espressione della nostra competenza. Quindi questo è un punto importante.
Dall'altra parte sicuramente il mental coach, non avendo un albo professionale di appartenenza e quindi un codice deontologico, può permettersi di fare marketing molto di più di quello che noi non possiamo fare, chiaramente. E questo è un altro punto importante. Noi siamo abituati come psicologi a lavorare dietro le quinte, questo è un aspetto fondamentale. Penso che sia io che Marco possiamo raccontarvi, anzi potremmo non raccontarvi, gli atleti che abbiamo seguito e che continuano a rimanere dietro le quinte, perché gli atleti semplicemente hanno deciso di non parlare di questa cosa, mentre un mental coach non vede l'ora di diventare grande grazie all'atleta che lui ha fatto vincere. Quindi non è neppure punibile, perché non avendo un codice deontologico non ci si può appellare in questo senso. L'ultimo punto, che costituisce il terzo autogol fondamentale che abbiamo fatto, è che probabilmente noi psicologi dello sport, da una parte non eravamo così bravi in passato e ancora abbiamo molta strada da fare, però in questa crescita costante dobbiamo ricordarci di essere al servizio dell'atleta e dell'allenatore, quindi del mondo dello sport, usando un linguaggio accessibile e comprensibile. Tutte le volte che abbiamo complessificato il linguaggio abbiamo visto che l'atleta, l'allenatore, lo staff in generale non ha fatto altro che allontanarsi in modo estremamente rapido. Quindi uno sforzo da parte nostra, uno sforzo da parte delle istituzioni per cercare di aiutarci a mettere l'etichetta giusta. Poi in realtà adesso si sta facendo questo lavoro e penso che sia fondamentale. Diciamo, è stato detto molto, no? Concordo proprio su tutti gli aspetti, sugli autogol innanzitutto, perché spesso quello che accade è che la modalità di presentazione dello psicologo nel contesto sportivo non è assolutamente congrua con il luogo dove va. Quando mi capita spesso, quando sono all'università, ai ragazzi che sono al corso di studi, banalmente, già che ancora non sono laureati, io li osservo per il modo in cui loro si presentano, sono vestiti, come si abbigliano, che cosa esprimono, non comprendendo che già quello è un elemento comunicativo fondamentale per l'ingresso nei contesti. Ed evidentemente non sono preparati per questo. Forse ora un po' sta cambiando. È importante comprendere quello che diceva Mauro, che molti allenatori ritengono che quello sia un loro contesto, ma del resto sono loro gli allenatori e tu sei un consulente che può essere come dire, attivato dall'atleta individualmente o dalla struttura che richiede, diciamo, un certo raggiungimento di obiettivi predefiniti. Perché? Perché hanno paura di perdere il controllo. I mental coach sono decisamente più liberi di mostrarsi, più liberi di fare, più liberi di andare sul terreno a vedere, più liberi fare una serie di mantenere una serie di comportamenti che per noi sono violazione di setting costante. Questo confine viene spostato in relazione ai loro bisogni, questo non lo possiamo fare. Organizzano cene, organizzano gruppi, organizzano di tutto. Nel tentativo comunque di spendere il proprio nome e anche quando si sente dire è un mio atleta, l'atleta non è mai mio, cioè io posso seguire un atleta ma l'atleta è dell'atleta e non è il mio e soprattutto non vince grazie a me, perché le componenti sono state citate, sono più di una, ok, e tu devi dare il tuo. Invece qui, il messaggio che è stato mandato e che costantemente viene mandato è immaginare che grazie a delle dimensioni particolari si riesca ad ottenere da un livello 0 ad un livello 100 di prestazione. Noi sappiamo che non è così, cioè la prestazione si costruisce e dipende da tantissimi fattori. Speriamo che il nostro ordine faccia qualcosa. So che è stato scritto al CONI, so che è stato, no? Che si è voluto scrivere anche al Ministero della Salute. Nello stesso tempo è anche vero quello che diceva Giuseppe, cioè loro non avendo nessun tipo di albo ed essendo fuori da questo contesto
evidentemente non stanno mancando a nessuna norma. Tra l'altro in questo sottolineo anche un aspetto che forse non sarà come dire politically correct, ma che trovo assolutamente giusto. Ce ne sono alcuni che sono molto bravi, cioè la verità è questa, che sono molto bravi, sono animati da passione, credono molto in quello che fanno e sono più formati degli psicologi, e pur facendo delle cose che a volte non possono fare, ma sono molto più competenti, perché hanno navigato in giro, sono andati da tutti i capiscuola, hanno applicato, hanno fatto esperienza, si sono spesi. Quindi quello che dico è, certo i competitor sono molti, sono alcuni di questi estremamente agguerriti, e quindi per chi desidera stare in questo sistema sappia che è necessario essere a livello, perché anche voi quando seguite un atleta siete in prestazione, inevitabilmente legati con un doppio legame nel modo più patologico possibile con quello che sta per accadere, e quindi impegnatevi. Ma chiedo a Mauro Berruto, ma non è che, cioè, in ospedale c'è un setting preciso, nel nostro studio di lavoro c'è un setting preciso. Marco ha detto, insomma, loro, no, insomma, stanno parlando di mental coach, non hanno un obbligo di rispettare un setting come abbiamo noi nella nostra formazione. Lo sport non è un setting ben preciso, forse questo agevola che figure, come dire, meno qualificate abbiano, creino il loro spazio. Diciamo che lo sport ha un setting un po' più confuso, sì, con margini e con confini molto più labili e molto spesso legati alla volontà individuale, e torno a quella che spesso è una delle conclusioni di Giuseppe Vercelli quando presenta i suoi lavori, che è quella della costruzione di un modello. È molto difficile, ma anche all'interno della stessa disciplina, ci sono in realtà dei modelli che si sono consolidati e sono diventati cultura di una disciplina. Non so, mi viene in mente il modello dell'importanza dell'analisi statistica, per esempio nella pallavolo. La pallavolo è stata uno dei primi sport che ha lavorato su questo aspetto in fine anni 80, inizio anni 90, e quello è diventato una connotazione, no? Cioè un modello, una buona pratica trasformata in un modello. E su altri ambiti questa cosa è molto più complessa e in generale è ancora lasciata in ostaggio di, appunto, l'opinione del presidente, l'opinione del consigliere della società sportiva o della federazione che sia, ribadisco, la personalità, chiamiamola così, dell'allenatore, del tecnico, no? Ci sono una marea di variabili che fanno sì che non si possa costruire un modello, perché ovviamente è molto più complicato. E sentivo ovviamente parlare entrambi che avete una grandissima esperienza sul campo, quindi è più interessante naturalmente sentire voi di quello che possa portare io a contributo della discussione, però il modello, perché loro un po' ce l'hanno, dei motivatori o di un certo tipo di mental coach, poi ripeto, fortunatamente almeno questo secondo settore si sta in qualche forma, diciamo così, organizzando, è proprio quello, perdonatemi se sono molto diretto e molto franco, però è proprio quello della necessità di creare una dipendenza. Il motivatore per eccellenza deve essere presente, lui o lei, nel momento della prestazione. Se non c'è lui che trasmette il fluido magico, l'atleta non funziona. E certo che, voglio dire, avendo lavorato con tanti atleti nella mia carriera, certo che è più facile, nel senso, è una situazione che l'atleta percepisce come a lui più utile nell'immediato, no? Perché elimina un problema, cioè ci funziono perché in quel momento ho bisogno, no, che della presenza fisica. Però io credo, poi non devo raccontarlo a voi, insomma, che qualunque dipendenza crei magari un breve vantaggio nell'immediato, ma un grande problema da risolvere nel medio-lungo, insomma. E lo ha detto Beppe, lo ripeto, la vera differenza è proprio quando si lavora invece da buoni meccanici alla
costruzione di un motore migliore, non so come dire, che poi però l'atleta accenderà e spegnerà quando gli serve, e lo farà lui da solo, senza bisogno di essere dipendente da nessuno, e chiudo, neanche dipendente dal proprio allenatore, perché anche la forma di dipendenza fra tecnico e atleta può generare un buon risultato nel brevissimo, ma può essere catastrofico nel lungo termine, no? Quindi il principio non sempre praticato, ma per il quale il miglior allenatore è quello che rende il proprio atleta l'allenatore di se stesso, e quindi quando ci riesce, esattamente mentre nel momento in cui ce l'ha fatta, scompare, perché le due cose ovviamente non coesistono, e dovrebbe essere un principio guida proprio per lavorare sul principio dell'indipendenza dell'atleta e sulla capacità di costruire in lui le risorse che si porterà nella valigetta con cui affronta la gara, la competizione. Grazie, so che c'è una domanda. Allora, io sono un tecnico sportivo, faccio judo da molti anni e insegno judo. La mia percezione come tecnico è che nella maggior parte dei casi noi tecnici abbiamo paura di voi. È proprio una paura inconscia, qualcosa che ci viene portato via, ma qualcosa che non conosciamo. Noi abbiamo fatto per un certo periodo con il professor Pacifico, con la Federazione Filcam, un lavoro sui tecnici, e che si sta aprendo adesso piano piano. Io credo che la psicologia, il vostro ordine, debba avvicinarsi al nostro mondo, ma non il mondo delle federazioni, delle nazionali, che forse sono già più vicine a voi, ma al mondo delle ASD, proprio delle piccole società che creano questo movimento. E mi piacerebbe vedere e sapere che tipo di lavoro pensate di fare verso di noi. Noi che siamo il primo attore dopo l'atleta, no? Colui che in qualche modo incanala. Perché noi pensiamo di essere noi questo strumento. Invece non lo è così, perché non abbiamo la conoscenza. Perché in decenni di lavoro abbiamo imparato a riconoscere alcuni segni, che poi non sono la realtà, perché giustamente, non avendo la capacità analitica, lo studio, la professionalità, non possiamo capire determinate cose, andiamo a tatto, a senso. Quindi mi piacerebbe capire e sapere che cosa pensate di fare in funzione dei tecnici, che devono, secondo me, prepararsi a questa cosa. Grazie. Sì, allora intanto la ringrazio per questa riflessione, che è utilissima, perché sennò parliamo troppo di sport di altissimo livello e ci dimentichiamo, come diceva Mauro, della base, che è fondamentale. E credo anche che sia giusto da parte nostra, psicologi, formare le persone con tecniche di coaching e anche di mental coaching, quindi coaching in senso lato, perché semplicemente sono tecniche che permettono a tutti, e tutti quanti dovremmo avere questa conoscenza, di muoverci da un punto ad un altro, no? Dal punto A al punto B. Negli Stati Uniti, per esempio, in tutti i paesi di lingua anglofona esiste una materia che si chiama mental conditioning, che i ragazzi studiano dai 14 ai 18 anni, e sono le basi di quello che un corso di coaching in Italia proporrebbe, che con le basi dell'insegnamento di cui stiamo parlando, no? Quindi qua a volte non sappiamo neanche bene di cosa stiamo parlando quando parliamo di sfida. In alcuni paesi del mondo invece è assolutamente normale e si vede la differenza. Questi ragazzi sono estremamente formati su meccanismi mentali. Quindi dalla sua riflessione direi questo: la vita di un tecnico del 2021 è una vita professionale complessa, perché voi non dovete essere solo tecnici, voi dovete essere prima di tutto tecnici, ma poi dovete essere psicologi dello sport, dovete essere pedagogisti, dovete essere sociologi e tutta una serie di altre cose. Quindi non si può prescindere da una formazione condivisa in questo senso, tramite la formazione fatta però in accordo, in seguito ad un'analisi anche dei bisogni di quella società specifica, ci si può conoscere, e la conoscenza poi genera fiducia, cioè evita i fraintendimenti e permette a noi, nella nostra figura professionale, di far capire esattamente che cosa facciamo. Poi penso, Marco, tu puoi aggiungere, conoscendo la situazione, anche altre cose più specifiche rispetto a quello che abbiamo fatto.
abbiamo fatto un ciclo di incontri con la FILCICAM, con diciamo di diverse regioni, con la presenza di tantissimi tecnici, erano tanti, e in realtà è accaduto proprio quello che dicevi tu, cioè dopo il secondo, terzo incontro, e pian piano devo dire che hanno apprezzato gli interventi, facevano delle domande puntuali, si sentivano, come dire, meno sotto giudizio, e soprattutto hanno capito a che cosa noi potevamo essere utili. Quindi arrivavano delle domande mirate, e infatti prima volevo allargare la questione sulla risposta precedente, proprio su quello che dicevi tu, cioè alla fine noi siamo stati così tra virgolette incapaci, che non solo ci stiamo facendo invadere il territorio, ma in qualche modo poi ci mettiamo anche in una condizione di grande difficoltà, perché invece è importante insegnare il mental coaching. Cioè, mentre come dire, è bene chiarire quali sono le differenze, è bene chiarire quali sono le competenze acquisite, è bene chiarire su chi si può e su chi non si può applicare un determinato tipo di competenze, ma l'insegnamento del mental coaching, soprattutto per quanto riguarda i tecnici, come diceva prima Patrizia, è fondamentale, perché altrimenti come fai a darmi in qualche modo prestarmi la tua auto per un po' di tempo affinché io ci lavori su, se tu non hai idea di che cosa io farò, di qual è la mia capacità di guidare? Cioè è fondamentale che ci sia in questo un lavoro di informazione che chiaramente sia poi funzionale al tipo di contesto specifico. Tra l'altro loro, così come tutta la realtà dello sport, purtroppo in questo momento storico post-pandemico, noi stiamo assistendo a delle cose incredibili. Domenica mi è capitato di stare su dei campi di calcio, sono rimasto impressionato, perché ho visto prima, no, racconto questo aneddoto, ho visto prima una partita di un'annualità specifica, 2008, di una società professionistica che giocava contro una buona società del territorio romano, e ho visto che ha perso malamente, che è una cosa che è un po' inconsueta, e quindi ho detto ma come mai? Poi parlando mi hanno spiegato sostanzialmente che questa annualità è un'annualità che non sta esprimendo giocatori a livello, non ci sono giocatori che tecnicamente sono adeguati in un'annualità specifica, che è quella che in questa fase ha subito più di ogni altra il tema del Covid. Loro hanno avuto le palestre chiuse, cioè loro hanno una generazione, come diceva Mauro, che non riuscirà mai più a recuperare quelle abilità tecniche che tu hai perso per 10-12 mesi, no? Non continuativi, e che poi alla fine, quando vai a prestazionare a un certo livello, sarà la differenza. E con una serie di difficoltà che riguarda proprio un impatto economico, di identità, palestre che sono state chiuse, che hanno riaperto con dei numeri veramente minimali. Cioè noi in questi webinar avevamo 300 partecipanti, 400 partecipanti, e tu sentivi delle realtà, no? Adesso Torino è una grande piazza, così come lo è Roma, però si collegavano da ogni parte della regione, quindi quando tu sei magari in una sede che è un po' più decentrata, evidentemente già non lavori su certi numeri. Questo è una realtà che adesso ci troveremo nel successivo quadriennio a gestire. Su di loro abbiamo lavorato tanto, su alcuni aspetti di comunicazione, su della loro spesso, soprattutto in quella disciplina, non lo sanno, ma è come dice Patrizia, colgono i segni, no? Perché lì è un lavoro di testa, perché prestazioni fisicamente uno contro uno, e quindi è un lavoro di costruzione di autostima, di autoefficacia, che fa regolarmente su tatami giorno dopo giorno, che è complicato, ed hanno necessità di avere strumenti, perché loro l'hanno imparato empiricamente, lo hanno imparato per tradizione, ma quando tu invece gli spieghi che quella roba c'ha un nome, riescono a governarla, e quindi in qualche modo, pur non facendo un intervento psi, che è un intervento che rientra nella loro funzione di allenatore, ma sanno che cosa stanno facendo,
e soprattutto poi possono rivolgersi a te come professionista per avere, come dire, spunti, consigli, indirizzi o capire quando è il momento che loro non riescono più, si è creata una dimensione per cui è necessario fare qualcosa in più. Quindi questo... Rispondo anch'io rapidamente, poi purtroppo tra l'altro devo scusarmi perché ho un treno in partenza e quindi dovrò lasciarvi. Rispondo da tecnico, anzi prima rispondo come se fossi un dirigente di una società sportiva. E se fossi un dirigente di una società sportiva avrei paura dei tecnici che hanno paura di esporsi. Come? Ecco, perfetto. Però sei un presidente illuminato se sei qui, quindi... Però davvero bisogna iniziare anche a rivalutare la figura del tecnico, perché insomma quel modello lì di chi teme, e sono d'accordissimo con te, lo dicevo prima, è veramente uno, forse il più importante dei problemi è quello, chi ha paura di perdere, ripeto, standing, immagine, percezione da parte dei suoi atleti o del suo pubblico, o dei suoi dirigenti o dei tifosi, evidentemente un modello destinato a esaurirsi. E la seconda cosa invece è che credo, ma tu lo hai citato, bisogna scegliere la porta d'ingresso giusta, e la porta d'ingresso giusta per uno psicologo dello sport è il tecnico, proprio per evitare quella sensazione di scavalcamento che, devo dire, abbastanza brutalmente alcuni modelli di mental coach e motivatori invece fanno proprio senza la minima preoccupazione, ma questa cosa alimenta negli altri tecnici il terrore che poi succederà la stessa cosa nelle loro squadre, no? Quindi io credo che se noi riusciamo, noi intesi, noi diciamo sponda tecnica e psicologi dello sport, a far passare l'idea che il primo fruitore di quel tipo di necessità sia il tecnico stesso su di sé, questo probabilmente semplificherà poi la possibilità di fare sì che a cascata, con effetto domino, dopo aver, cioè molto banalmente, bisogna che sia il tecnico che dice sì, quella figura lì è fondamentale, la voglio nel mio staff, perché se qualunque altra percezione diventa una minaccia. Grazie. Io faccio parte della federazione e so quali sono le problematiche che riscontriamo già solo nella formazione dei tecnici. Guarda, se posso aiutarti, così usciamo dal contesto specifico. Dicevo prima la cultura della statistica, insomma Beppe c'era, l'ha visto. Io negli anni post Londra, quindi quando abbiamo iniziato a costruire un percorso diciamo molto all'avanguardia sul tema della preparazione del match, ho dovuto far vestire degli ingegneri che venivano a fare delle ricerche sulla statistica durante la gara con la tuta dei fotografi, perché altrimenti il mio presidente federale non me l'avrebbe permesso, quindi insomma siamo a quello lì su un tema oggettivo, quindi loro avevano la pettorina dei fotografi e invece stavano rilevando dei dati che ci servivano, cioè, giusto per dare un quadro. Io volevo fare un piccolo, secondo me da un certo punto di vista, io adoro lo sport in generale, non mi perdo niente di tutto quello che è possibile vedere in TV e adoro soprattutto la pallavolo. Sul discorso del modello, volevo parlare anche col dottor Berruti, sul discorso del modello, credo che anche un modello mai che è un po' stagnante è quello dell'allenatore maschio, nel senso io ho visto tutte le partite dell'europeo femminile e tutte le partite dell'europeo maschile, credo di aver visto un'allenatrice donna olandese che non mi ricordo se allenava la Slovenia, ma un'altra squadra, basta. Poi lo staff tecnico completamente maschile per tutte le squadre, sia maschili che femminili. Credo che anche un approccio psicologico diverso potrebbe essere il fatto che si cambia modello e magari c'è un'opportunità anche per modelli femminili che forse rispetto anche alla psicologia e alla necessità di un contatto maggiormente emotivo con gli atleti potrebbe essere anche potrebbe dare comunque una svolta, no? Una risposta diversa, perché credo che anche questo tipo di
massificazione possa comunque portare pochi risultati rispetto al modello, perché si sa che, come ha detto il professor Pacifico, loro si presentano come due psicologi, un psicologo maschio, psicologa femmina. Lo stesso credo che comunque una maggiore parità di genere aiuterebbe moltissimo anche un'evoluzione della nostra società, che rispetto ad altri stati obiettivamente, insomma, è piuttosto arretrata, secondo il mio modesto parere. Rispondo così poi scappo, ma anche perché ho poco da dire, totalmente d'accordo, nel senso, io ho avuto la fortuna di lavorare con due modalità nella mia professione pallavolistica, una in Grecia, dove le donne non erano neanche nel palazzetto a vedere le partite, nel senso anche il pubblico era tutto di uomini, e una in Finlandia, dove ho avuto la possibilità di lavorare nello staff con una team manager storica per tutti i 5 anni i 6 anni del mio lavoro lì, e per una buona parte con una dottoressa donna, squadra di pallavolo maschile. E non c'è dubbio, ma proprio non c'è dubbio, che sia una contaminazione positiva per tutti, peraltro, nel senso, sia per le professioniste che in quel caso lavorano in quel contesto, sia per contesti assolutamente squilibrati rispetto alla gestione maschile. Mi verrebbe anche da rilanciare che è proprio un po' un problema di generale dello sport, a partire dalla propria governance. Insomma, 40 e rotte federazioni rappresentate nel CONI, finalmente una presidentessa di federazione per la prima volta nella storia, se non sbaglio. Quindi, insomma, non ho da aggiungere, nel senso, non c'è proprio dubbio sulla ricchezza che un modello così costruito porterebbe, sia nello sport al maschile che al femminile, naturalmente. Vi chiedo scusa, devo proprio scappare, se no perdo il treno. Grazie ancora. Grazie. Dopo questo intervento mi sembra un po' a disagio, perché eravamo 4 uomini, però ho pensato che poi ci sono 2 relatrici donne, c'era stata Carlotta Gilli, per cui no, ma siamo 3 pari, perché poi adesso finiamo questa sessione e invito... Ringrazio Marco Pacifico e Giuseppe Vercelli per i loro preziosi contributi e chiamo sul palco Cecilia Camillini e Claudia Gambarino. Ma ci togliamo. Grazie. Allora, niente, sono molto contento di avere qui Cecilia Camillini, che è una collega, una psicologa, ma anche lei è stata una atleta, una paratleta. Il suo tipo di intervento mette insieme queste due parole, persone prima di tutto, e dato che abbiamo cercato un po' di dare emozioni, chiedo la regia di trasmettere. Lei ha vinto 2 ori olimpici, sempre nella disciplina del nuoto, e altre medaglie, insomma. Era preoccupata dei successi di Carlotta Gilli, che poteva superare i suoi, ma lei ne ha ancora di più fino adesso, ne ha più di 5, quindi però vediamo una sua medaglia d'oro, che è molto emozionante, un'altra gara di nuoto. Prego la regia. Cecilia lo fa adesso. Terza corsia dall'alto, cuffia bianca per l'azzurra, la finale paralimpica dei 100 stile libero alla femminile, categoria S11. Partita la finale, Cecilia Camillini in corsia 3, è buona la partenza dell'azzurra, che se la deve vedere subito però contro Li Guizhi, che cerca uno sprint nei primi 25 metri con Cecilia Camillini, che invece non molla un centimetro. Camillini e Li alla virata dei 50, ci presentiamo in questo meraviglioso testa a testa. Il passaggio che viene segnalato in 31 e 23, 32 e 77, nettamente migliore
la virata di Cecilia Camellini, che ora deve dare il tutto per tutto, deve sprintare al massimo, ed è così, ha guadagnato tantissimo spazio Cecilia nei confronti della cinese Li Guizhi. Il parziale di gara per ora vede Cecilia Camellini in prima posizione, lanciata verso la medaglia d'oro, per la seconda posizione combattono, ma staccate di una lunghezza abbondante, Mary Fisher e Li Guizhi. Sbanda nel finale Cecilia Camellini, ma riesce a mantenere il vantaggio. Andiamo a prenderci la medaglia d'oro con Cecilia Camellini e andiamo anche a migliorare il record del mondo, 1:07:29, grandissima la prova dell'azzurra che prende l'oro. Per le altre c'è soltanto da accomodarsi dietro alla nostra atleta. Mamma mia, che gara, un grandissimo tempo di Cecilia Camellini, una bellissima medaglia davanti a Mary Fisher, Nuova Zelanda argento, e poi per il bronzo la Cina con Li Guizhi. Ha dato tutto mentre risuonano le note dell'inno di Mameli, a sottolineare quello che è il primo titolo italiano. 1:07:29, è arrivata veramente senza fiato, manco il tempo di rendersi conto di quello che era successo, ha sbandato ma aveva ancora tenuto qualcosa, è la sua gara e lo sarà ancora di più quel 100 dorso in cui a me letteralmente ha impressionato in occasione degli ultimi mondiali. Lei che di titoli ne ha vinti due, il colpo da parte del suo staff e poi solo gioia per Cecilia, che ride perché sa che davanti non ha nessuno. Questa mattina era stata più che sincera: voglio conoscere la vasca, voglio prendere confidenza. Ce ne sarebbe tanto da dire. Cominciamo dalla sbandata. Sì, intanto ringrazio il presidente Marenco per questa domanda, che è un po' la chiave di volta di tutto quello che ho fatto nella mia carriera, prima sportiva e poi che sto facendo da psicologa. Quella sbandata lì, in un 100 metri di una finale olimpica, adesso proviamo a riviverlo insieme, non c'è l'acqua però proviamo insieme a riviverlo. Immaginate di aver fatto 4 anni di allenamento due volte al giorno per almeno 2 anni di fila, 2 ore di allenamento alla volta, quindi come si parlava prima, 4 ore di allenamento al giorno, in cui l'atleta non smette di fare l'atleta neanche fuori dall'acqua. E arriva la finale olimpica con una qualificazione un po' per il rotto della cuffia la mattina, perché l'emozione era stata tantissima. E il mio allenatore mi ha sempre detto che se... Insomma, in ogni sbandata si perdono centesimi, si perdono decimi di secondo importantissimi per vincere. Insomma, siamo alla fine della seconda vasca, era quasi andato tutto bene, perché la prima vasca avevo sentito che ero andata dritta, proprio ero in un pieno stato di grazia fisica, mentale. Arriva la seconda vasca, ce la sto per fare, perdo il controllo del mezzo, che sono io in realtà, perdo il controllo del mezzo, sbando da una parte e comincio a sentire l'orologio tic tac, il tempo che passa e la velocità che rallenta, cerco di correggermi, sbando dall'altra parte. Io pensai, in quel momento nella mia testa, tipo l'ipotetica medaglia d'oro va in tipo 800.000 frantumi, proprio ok, finita, arriverò ultima, ciao, posso uscire dall'acqua, guarda la mia finale olimpica doveva finire. E in quel momento lì ho sentito
Una, con da psicologi non prendete male, ho sentito una vocina, quindi sentono le voci, e che mi ha proprio detto: no, però non è finita, davanti a te non stai sentendo il muro, c'è ancora acqua davanti alle tue dita, quindi vuol dire che non è finita, che ce la puoi ancora fare. È salita la bestia, quella che io chiamo la bestia, perché tutti gli atleti ne hanno una, è salita la voglia proprio di dare il tutto e per tutto, non era ancora finita, e meno male, perché comunque se lì avessi ascoltato l'altra vocina che mi diceva: guarda che ormai la frittata è fatta, la sbandata è fatta, e insomma sarebbe finita lì, invece no. E questa è un po' la traduzione fisica di quello che secondo me è un po' il nostro lavoro da colleghi, come dire, e fare in modo che l'atleta si conosca, l'atleta vada avanti anche fino a che la gara proprio non è finita. E quel percorso lì, questa finale olimpica è nata da lontano, ecco, come dire, questo atteggiamento mi è nato molto molto da lontano, però l'ho scoperto successivamente, in realtà non è stato è un lavoro che ho fatto a posteriori, e questo atteggiamento, questa capacità che ho avuto in quel momento lì, e non so ancora bene come, di terminare quella finale, di vincere quella medaglia, è arrivato da molto tempo prima. E ve lo racconto così, come aneddoto, perché abbiamo parlato tanto di tante cose oggi, quindi molte parole sono già state spese, quindi mi piacerebbe un po' ripercorrere un po' la storia di quella che potrebbe essere la vita sportiva di tanti atleti, in questo caso la mia, ma potrebbe essere anche quella di Carlotta, che ci ha già condiviso con noi tante emozioni molto più fresche delle mie, che ormai sono quasi di 10 anni fa. E appunto l'atteggiamento della mia finale olimpica nasce quando avevo 7 anni, quindi, come dire, dai 7 anni ai 20 sono passati 13 anni di allenamento e cose di questo genere. È nato un giorno in cui ho fatto la mia prima gara di nuoto in assoluto. E era un giorno di giugno, ero molto piccola, non sapevo neanche cosa fossero le gare, la fine del mio primo corso di nuoto, in cui praticamente avevo i miei compagni che erano diventati per l'occasione piccoli avversari, quindi comunque era una cosetta, possiamo dire, da niente, un 25 metri d'orso, che chi conosce il nuoto sa che è proprio una gara che a momenti non esiste neanche nelle gare ufficiali. E è cominciata questa gara e io mi sono appunto tuffata piena di speranze, c'erano i miei genitori che mi guardavano sulla tribuna, avevo lì mio fratello che faceva le gare con me, insomma ero curiosa anche di sapere cosa sarebbe successo, un po' di tremare alle gambe, ma niente di più, insomma ero proprio felice di essere lì e dare il massimo. Mi sono tuffata, ho nuotato più veloce che potevo, sono arrivata in fondo, ho chiesto al mio istruttore come ero arrivata, mi ha detto: guarda, sei arrivata ultima. Ma no, no, non è possibile, cioè, ci ho messo tutto quello che potevo e sono arrivata ultima. Ho messo su un gran broncio, di quelli proprio da manuale, perché arrivare ultimi ho scoperto che non fa piacere a nessuno, però ogni tanto capita, e in quel momento lì me la stavo passando proprio male. Poi ho visto mia mamma che è arrivata lì, ma lei non sembrava per niente preoccupata, ho detto: ma magari le ho fatto dispiacere. Invece no, lei: ah sì, pazienza, la prossima volta vedrai che andrà meglio, ecco. Mio papà pure, tutto contento: hai visto che hai fatto tutta la gara, guarda che sei stata brava. Ho detto: va bene, ok, loro sono contenti, io un po' meno. E il mio istruttore è arrivato lì dopo qualche tempo, dopo qualche minuto, con una medaglia, e mi ha detto: io ti do questa medaglia, e cioè, gli ultimi in genere non ce le hanno le medaglie, perché ce l'hanno il primo, il secondo e il terzo, io però te ne voglio dare una, non perché sei la poverina che è non vedente, quindi magari ce l'ha fatta, va, la consolazione, no, io te la voglio dare perché ho visto che tu in tutta questa gara che hai fatto ci hai messo tutta la costanza e tutto l'impegno che avevi, non hai mollato un centimetro fino alla fine, e queste cose nella vita vedrai che prima o poi ti premieranno sempre, cioè si può arrivare primi, si può arrivare secondi, terzi, l'importante insomma è mettercela tutta, e questa cosa ti premierà sempre. Io quel giorno quella medaglia lì me la sono messa dentro alla tasca dell'accappatoio, l'ho portata a casa, poi l'ho messa in un cassetto,
E onestamente me la sono un po' dimenticata lì, cioè la mia carriera poi è proseguita, ho continuato a fare nuoto, poi ho fatto agonismo, a 15 anni le prime gare in nazionale, ho continuato a studiare, ho fatto il liceo, università, e poi è arrivato l'anno di Londra, in cui non so per quale motivo ho fatto un riordino nel cassetto, ero andato un po' in crisi, quando vado in crisi faccio i riordini, e ho trovato quella medaglietta poco prima di partire per Londra. E distinto, me la sono portata con me come porta fortuna. Ogni atleta ne ha uno, qualsiasi, negano se dicono che non ce l'hanno, basta solo trovarlo. E io l'ho portata con me come piccolo ricordo di quella gara, di quella cosa lì, di che era successa tanto tempo prima. E devo ammettere che mi è tornata molto molto utile, perché chissà se il mio istruttore di quando avevo 7 anni sapeva in quel momento quando avrei ritirato fuori quell'atteggiamento lì, chissà se lo se lo immaginava, forse no, assolutamente, in quel momento lì lui probabilmente non lo poteva neanche immaginare, però per dire che i semi buoni comunque nella vita sportiva anche di una persona comunque sanno crescere e sanno essere valorizzati al momento giusto. E credo che anche il nostro compito come psicologi sia proprio, come ho scritto nel titolo, vedere le persone prima degli atleti, perché io questo atteggiamento qui, questo seme che mi ha messo dentro il mio istruttore, l'ho ricontattato anni dopo, l'ho ricontattato grazie appunto anche a uno psicologo a cui mi sono rivolta, che per un motivo molto molto semplice litigavo col mio allenatore. Poteva succedere, diciamo che non ci andavo molto d'accordo, però da lì ci siamo spostati su altro, ci siamo spostati in realtà su di me e su delle parti di me che in realtà non comunicavano dentro di me. E è un lavoro molto interessante che abbiamo fatto, che comunque può essere trasformato in tanto altro. E che mi ha dato comunque tante risorse, questo perché questa persona è comunque un po' un invito che faccio oggi, di riuscire comunque sempre, come ci siamo detti un po' dall'inizio dell'intervento, anche il dottor Vercelli, il dottor Pacifico, anche il dottor Berruto hanno detto, di vedere prima la persona che l'atleta o paratleta, come li ho divisi un po' a livello provocatorio, ecco, come dire. E gli atleti prima di tutto sono persone, e sto facendo un intervento senza slide, ma ho comunque una bibliografia per chi la vuole consultare, comunque la metto a disposizione, e i primi che evidenziavano anche questo atteggiamento e anche questa volontà di vedere la persona prima dell'atleta erano gli anni 2000, ma anche prima è stato Cox, poi ci sono stati altri ricercatori, altri nomi della psicologia sportiva, come ad esempio Willemann, come ad esempio anche Stambulova. Questi sono nomi che cito perché oltre la persona fanno altro, cioè vedono l'atleta inserito in un contesto. Io per prima, e anche come diceva Carlotta prima, io per prima e come anche lei, ma anche tanti altri, oltre ad atleti, stiamo studiando, abbiamo studiato, abbiamo una doppia carriera, un po' come si può dire, una carriera che non è solo sportiva, molto spesso incontriamo, tranne diciamo gli atleti di altissimo livello, e neanche tutti loro, molti atleti hanno una doppia carriera, e questo secondo me è molto importante da tenere presente come aspetto, perché gli psicologi dello sport possono anche agire su questo potenziare tutto ciò che viene un po' atrofizzato nella personalità dell'atleta, perché molto spesso si parla di atleti, ma non si parla di che cosa gli piace fare oltre lo sport, se hanno altri interessi, si parla del dopo, non si parla magari di altre passioni che non hanno tempo, non hanno proprio la capacità di coltivare perché sono troppo assorbiti dallo sport. Per me è sempre stato molto difficile fare solo sport, perché mi mancava qualcosa, quel qualcosa era la psicologia poi, quindi diciamo che adesso mi ci posso dedicare a pieno titolo. E quindi diciamo che come psicologi che garantiscono il benessere della persona all'interno dello sport abbiamo tante possibilità, e tantissime,
che molto spesso non esploriamo perché ci concentriamo tantissimo su quella che è la performance, anche perché gli atleti vengono, molto spesso cercano il coach, quando cercano lo psicologo è perché non riescono ad andare avanti, non riescono a produrre, non riescono ad avere una performance che li soddisfi, oppure perché, come è successo a me, mi incasinavo con il mio allenatore, non riuscivamo più a capirci, quindi prima di Londra insomma abbiamo avuto bisogno di un po' di un'accordatura, ecco. E molto spesso ci cercano quando ci sono dei problemi grossi, oppure ma sicuramente non ci cercano per stare meglio, e questa è un po' la grossa sfida che ci riguarda, ecco, come colleghi. E non sto parlando di disabilità perché in realtà credo che tutto quello che abbiamo detto finora possa valere per atleti sia normodotati che disabili. Mi permetto di fare un'ultima parentesi adesso riguardo questo grosso concetto della disabilità, perché è un aspetto che su cui si potrebbe veramente spendere tantissime, tantissime parole, e soprattutto si può vedere sotto tanti aspetti. Io ne evidenzio uno in particolare che appunto ci tengo che venga un po' sottolineato oggi, ma ripeto, non è l'unico, e che è l'incontro con la disabilità. Prima di parlare di che cos'è, perché a volte appunto ci sono anche dei casini su come la si può definire la disabilità, e incontrare la disabilità è qualcosa che tira fuori tanto da tutti, nel senso che muove tante emozioni, muove un po' tutto il nostro sistema. Io l'ho incontrata quando sono nata, però non è stato un incontro, diciamo, che ricordo. La prima volta che l'ho incontrata, il primo ricordo che ho della disabilità è che avevo 3 anni, stavo correndo beatamente in un prato, poi a un certo punto mi sono trovata un albero in fronte. Questo è stato il primo incontro con la disabilità. Ho chiesto a mia mamma: perché gli altri bambini quando corrono non beccano gli alberi? E io sì. Lì c'è stato bisogno di un po' di spiegazioni sul funzionamento degli occhi. Già ero una piccola esperta di oculistica a 3 anni, e questo è, diciamo, è stato il mio incontro con la disabilità, ma ognuno ha il proprio. Sia chi è disabile, sia chi è che non lo è, a un certo punto della sua vita può incontrare la disabilità. E parlando di psicologia sportiva, ne parliamo di disabilità perché tanti ragazzi disabili fanno sport oggi anche grazie a quello che vedono in TV, nelle Paralimpiadi o cose del genere, ma tanti ragazzi non lo fanno ancora. Sono molti di più quelli che non lo fanno perché pensano di non poterlo fare, perché hanno famiglie che non sanno che lo possono fare, anche perché ci sono magari allenatori che non sanno da dove cominciare. E questo è una tematica che, al di là del fatto che Olimpiadi e Paralimpiadi prima o poi si uniranno, e questo è il nostro obiettivo ad alto livello, parlando invece di base, c'è ancora tanto bisogno di incontrare la disabilità nei campi sportivi, di incontrarla per strada, quando si gira semplicemente andare a prendere, che ne so, andare al supermercato. C'è bisogno di incontrarla proprio a livello quotidiano, la disabilità. E lo sport ci può aiutare a farlo. In che modo? Un po' come come succede in tutti i contesti della vita, parlando di trasportare le capacità che si apprendono nello sport un po' fuori. Lo sport ci può aiutare a incontrarla non avendo paura della diversità. Quindi, per prima cosa, anche come professionisti possiamo informarci. Io so molto di disabilità visiva, ma di altre disabilità sono messa anch'io pari a tutti quanti, perché, come dire, la disabilità è composta da dei deficit, quindi da delle patologie magari, o da delle mancanze di tipo fisico, sensoriale, cognitivo, relazionale, e quindi ci si deve informare prima di tutto dal punto di vista proprio medico, e poi ci si deve prendere un po' di tempo per sentire che cosa succede dentro di noi proprio a livello emotivo quando la incontriamo, perché altrimenti si può cadere in 2 principali tipi di errori,
li riassumo proprio così in due parole, pensare che il disabile sia il poverino, quindi quello da discriminare, oppure, ma non discriminare, da innalzare addirittura a eroe perché ce l'ha fatta, quindi dal poverino passiamo al supereroe. Ma mai una volta che sto disabile sia una persona normale, o è un poveretto o è un supereroe, no? Come dire. È un po' una sfida che delle volte prendo in ridere, però è complesso ancora anche per, come dire, trovare un posto come, nella tra virgolette normalità delle cose. E come psicologi, secondo me, abbiamo anche tanto terreno su questo per aiutare sia noi stessi, ma anche gli atleti, gli allenatori, chiunque abbia a che fare con la disabilità, a smuovere un po' tutte le emozioni che ci sono, sia quelle positive, quindi, che ne so, la curiosità, la voglia di mettersi in gioco, la voglia comunque di dare a tutti gli stessi diritti, quindi anche varie forme di gioco, perché lo sport è gioco, quindi di dare la possibilità di divertirsi, ma anche quelle un po' più scomode che sono appannaggio della nostra categoria, quindi un po' l'insicurezza, la paura, l'ansia di non fare bene, l'angoscia di entrare a contatto con una persona che ha delle fragilità, come le abbiamo tutti, ma purtroppo o per fortuna è costretto a metterle in piazza, quindi in un qualche modo, perché e che si vedono, quindi sono più visibili magari di chi invece le riesce a tenere nascoste ben bene sotto strati di altro, quindi per dire che lo sport comunque, per citare un po' altri autori che in questo momento parlano di metafora della vita, dello sport, nello sport c'è anche la disabilità, e se lo sport è uno strumento di inclusione, abbiamo il compito comunque di vivere la disabilità attraverso lo sport, ma anche di viverla in modo sportivo, quindi di farla muovere in un certo senso, di farla progredire, perché come diceva appunto Carlotta prima, gli atleti olimpici e paralimpici hanno trattamenti diversi da tutti i punti di vista, da quello economico a quello sociale, a quello di riconoscimento proprio anche dei risultati, e questo è livello alto. Immaginiamo il livello di base, quello in cui viviamo tutti i giorni, e i casini che ha procurato anche la pandemia, quindi è come dire, sulla stessa barca ci siamo tutti, e a ciò si aggiunge il fatto che la disabilità crea ancora, e lo dico da persona che se la vive quotidianamente, crea ancora quel senso un po' di iniziale, non dico smarrimento, ma crea un impatto comunque forte, lo crea, e quindi da questo impatto comunque noi da atleti o comunque da persone che hanno un approccio sportivo possiamo trarre l'energia per costruire qualcosa di utile per tutti, e come si dice sempre, come si diceva anche prima, la contaminazione in questo caso ha solo effetti positivi, quindi... E ci auguriamo, questa è la sfida per i prossimi anni. E io vi ringrazio per l'attenzione, e sono aperta a qualsiasi tipo di riflessione, perché sono andata un po' a braccio, quindi qualsiasi domanda, qualsiasi intervento lo accolgo volentieri. Testimonianza importante quella di Camilla, insomma, è un percorso di vita che ci ha raccontato con semplicità e con garbo, e che ci può far pensare molto. Le domande magari ci saranno dopo. Adesso do le parole a Claudia Gambarino, e parliamo, che è una psicologa dello sport e aderente alla Federazione Sport Ghiaccio, e che ci parlerà di formazione in psicologia dello sport. Mi sposto qua. Ah, ok.
Ecco quanto sia importante definire con chiarezza chi è lo psicologo dello sport e quali sono le competenze dello psicologo, e anche cercare di scardinare quelli che sono degli stereotipi, se non dei pregiudizi, che ancora a volte permangono rispetto a questa figura. Questo è indubbiamente ancora più vero nel momento in cui si deve pensare o delineare a quello che sia il percorso formativo per appunto specializzarsi in quest'ambito. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha creato quello che è un documento alcuni anni fa, già a cura di Fabio Lucidi, proprio per delineare questi aspetti. È un documento molto snello, molto comunque concreto, in cui ad esempio c'è questa definizione, cioè in cui la psicologia dello sport studia quelli che sono gli aspetti cognitivi, emotivi, comportamentali dell'atleta, connessi appunto con la sua prestazione e anche con l'esercizio fisico e la partecipazione ad attività sportive. E già qua abbiamo due punti da sottolineare: da un lato la focalizzazione sullo studio, non se vogliamo sulla ricerca, e dall'altro che la psicologia dello sport si occupa non solo di alta prestazione, come già aveva sottolineato Beppe, ma anche di quello che è l'esercizio fisico, che è un'altra ampia fetta comunque sul quale si può lavorare. Anche quella che è la divisione 47 dell'APA, dell'Associazione degli Psicologi Americani, che è proprio focalizzata su quella che è la psicologia dello sport, delinea e suddivide, no, sia la psicologia dello sport e dell'esercizio fisico, e si focalizza sullo studio scientifico dei fattori psicologici associati con la partecipazione e la performance nello sport e nell'esercizio. E Sherman e Henschen sottolineano come lo psicologo deve possedere solide basi teoriche. Come vediamo, tutte queste definizioni hanno un po' un focus molto un po' sbilanciato, diciamo, su quello che è la teoria. Teoria che, come vedremo, è fondamentale, quindi le basi del sapere, ma nel momento in cui poi ci confrontiamo con quello che è il campo, magari c'è a volte una discrepanza, una lontananza da quello che poi è la pratica. Adesso, una settimana fa, si è svolto il Congresso Mondiale di Psicologia dello Sport a Taiwan. A Taiwan si fa per dire, perché comunque è stato un convegno online, dove ci sono stati numerosi, più di 300 interventi, alcuni estremamente interessanti. E anche in questo caso, in questi convegni internazionali, molto spesso ci sono delle ricerche veramente affascinanti, soprattutto ormai per quelli che sono i confini con la neuropsicologia, con il neurofeedback, che poi però magari sul campo è un po' difficile per lo psicologo che magari non è all'interno di un centro ricerca fruire magari di certi strumenti, o comunque poi riuscire ad applicare. Questo è un aspetto estremamente importante, sottolineato poi anche invece dall'Associazione dello Sport, della Applied Sport Psychologist, che invece si focalizza proprio sull'importanza di unire ed integrare, scusate, ci sono due parole che sono in bianco, sono rimaste in bianco, non si leggono, proprio dell'integrazione tra quello che è la parte di ricerca, di studio, e poi della pratica on the field, quindi sul campo, e quindi davvero essere vicini a quelli che sono e possono essere le esigenze degli atleti, soprattutto professionisti e non. Ed è proprio l'idea, no, di questa sport psychology come un ombrello, non una categoria ombrello, che davvero racchiude tanti aspetti. A volte ci sono delle domande, no, che magari uno psicologo che ha o delle competenze o un passato di atleta può farsi, no, magari chiedersi, sono stato un atleta, o magari lo sono ancora, questo fa di me uno psicologo dello sport? Oppure ho un doppio ruolo, magari sono un allenatore, quindi posso anche usare, no, queste mie competenze, avere questo doppio ruolo? Oppure magari mi basta aver letto qualche libro, aver fatto un corso, aver seguito un corso all'università? Beh, sicuramente
alcuni di questi aspetti possono essere importanti e un valore aggiunto, però non sono sufficienti per quello che è creare un professionista in questo ambito. Essere un atleta o essere dall'altra parte uno psicologo sono due aspetti differenti, magari sarò un po' più facilitato nel fatto di conoscere quello che è un contesto, magari conoscere uno sport anche specifico, aspetto che qualsiasi psicologo dello sport poi dovrebbe approfondire nel momento in cui si approccia magari per le prime volte a un'attività, anche perché non possiamo conoscere magari tutti decine e decine di sport, magari anche quelli minori che ci sono. Però anche essere un allenatore non fa di noi uno psicologo, e questa volta potrebbe quasi essere non un vantaggio ma uno svantaggio, nel senso che il rischio poi di voler magari invadere o anche in modo involontario dei campi o degli aspetti che competono invece all'allenatore o al preparatore fisico o al fisioterapista potrebbe non essere del tutto adeguato. È estremamente importante, come vedremo, quella che è l'integrazione dei professionisti, ma nel momento in cui io ho un ruolo da psicologo non sono l'allenatore. Se ho delle competenze in più, poi ben venga. E teniamo in considerazione anche rispetto alla preparazione che anche il nostro codice deontologico ci ricorda quanto siamo tenuti a mantenere un livello adeguato di preparazione e anche a riconoscere quelli che sono i nostri limiti in alcuni momenti, usando solo gli strumenti dei quali siamo comunque sappiamo di padroneggiare al meglio. Per cui ecco una definizione un po' classica di quelli che sono gli aspetti della professionalità, dal sapere, saper fare, saper far fare, saper essere. Anche qua, nel momento in cui si struttura quello che è un percorso per diventare psicologi dello sport, è importante avere ben presente questi aspetti, sicuramente quello delle conoscenze teoriche, ma soprattutto poi quello del saper applicare in pratica queste conoscenze e anche soprattutto riuscire a trasmetterle agli allievi, agli atleti, ma possono anche essere allievi se non parliamo di sport professionistico, nel modo adeguato. E soprattutto poi il saper essere. Su questo faremo alcune riflessioni tra poco nelle slide seguenti, e ci colleghiamo a quello che era stato un po' anche la discussione dopo sugli aspetti legati per esempio al setting, legati alla difficoltà di gestire quello che è un setting un po' più fluido, anzi a volte molto fluido, rispetto magari a un setting clinico dove si vede un paziente o un cliente per quell'ora o che sia, e anzi al di fuori non è comunque un qualche cosa di consigliabile. Ed è qua importante anche soffermarsi su quanto in un percorso formativo sia importante creare competenze, quindi proprio come capacità di utilizzare quelle che sono le conoscenze, quindi gli aspetti più teorici e le abilità che si possono avere, però con la possibilità cioè di utilizzarle nella realtà concreta, cioè proprio sul campo. Quindi io posso avere delle conoscenze, ma poi è davvero importante poterle trasformare in competenze che siano fruibili al 100%. È chiaro che poi quello che ognuno di noi ha studiato, ogni psicologo ha studiato durante il percorso universitario, è una base fondamentale, perché la psicologia dello sport attinge, ed è qua davvero anche un po' l'aspetto affascinante, a tanti ambiti differenti, dalla psicologia generale alla psicologia sociale, alla psicologia del lavoro e dell'organizzazione, la neuropsicologia e anche a volte alla psicologia clinica. Quindi tutti aspetti di base che è importante sottolineare, però poi c'è proprio questa interconnessione anche con discipline magari affini, comunque che lavorano nell'ambito dello sport, come la medicina, come il fisioterapista, come le scienze dello sport e del movimento, quindi laureati in SWISM, la fisiologia e anche le scienze dell'educazione. Quindi davvero è un ambito molto vasto, e quindi dove è importante, non si può di nuovo essere tuttologi, ma è importante lavorare sempre in integrazione con tutti i vari professionisti coinvolti. Però è chiaro che è necessario comunque avere un minimo di padroneggiamento di questi aspetti.
e poi conoscenze più decisamente specifiche legate sia alle basi teoriche dei processi della performance, ma anche a quelli che sono proprio i principi e la pratica applicata sul campo. Quelli che vedete a destra è solo una piccola parte, non si leggono, no? Però è giusto per far vedere quanti sono, una delle tre pagine in una specie di questionario, di nuovo sulla pagina della divisione 47 dell'APA, un po' per mettersi alla prova rispetto a un check sulle proprie competenze, skills come psicologi in questo ambito specifico. Quindi ecco, venendo un po' al saper essere, lo psicologo deve proprio possedere una conoscenza che sia approfondita degli aspetti etici rispetto ai contesti in cui pratica, proprio perché è un contesto molto particolare, come dicevamo, ci sono dei ruoli multipli, ci sono delle relazioni anche con più attori in campo, come possono essere con gli atleti, con gli allenatori, con la dirigenza, e quindi ci sono praticamente alla quotidianità, all'ordine del giorno, delle sfide rispetto a quella che è la confidenzialità e quello che è il consenso informato. Pensiamo agli atleti, no? Che magari si affidano a noi e comunque con i quali, no, abbiamo un certo tipo di relazione, e poi magari l'allenatore che d'altro canto desidera avere informazioni in merito sulla parte magari anche di performance, ma a volte anche sconfinando un po'. Quindi è davvero quotidianamente una sfida nel gestire quello che è la parte di confidenzialità e di gestione della privacy, del segreto professionale, con quello che è una condivisione che come staff molto spesso è normale e quotidiana con una squadra, no? Quindi sono degli aspetti sui quali anche qua è davvero molto importante, no? Formarsi e poi però anche praticare, no? E gli aspetti deontologici, infatti, ci sono alcuni studi, alcune ricerche, no, molto, molto interessanti, che vanno ad evidenziarli proprio su ciò che abbiamo detto, e soprattutto su quello di cui parlavamo prima, di un setting che sicuramente non è convenzionale e che può creare, no, comunque. Bisogna stare molto attenti, no, ad avere ben chiari quelli che sono i propri confini. Questi sono solo alcuni dei setting classici, no, che qualsiasi psicologo dello sport si trova, no, a dover utilizzare, dalla camera di albergo che in altri ambiti sarebbe veramente un tabù, no, è considerato un qualcosa, no, di disdicevole, al campo, allo spogliatoio, a una panchina, no, quindi al doversi adattare a situazioni, oltre il fatto di vivere magari quotidianamente, se sei in trasferta, con gli atleti, e quindi condividere anche momenti, no, dei pasti, dei viaggi, no, di altre situazioni. Quindi davvero a maggior ragione è ancora più importante aver ben chiaro quelli che sono i propri confini, il proprio ruolo, per poter essere poi a proprio agio in setting del genere, no? Quindi che sono sicuramente particolari. Per quanto riguarda la formazione, l'ordine degli psicologi del Lazio aveva svolto alcuni anni fa una ricerca tra i propri iscritti, dai quali comunque è emerso che il 70%, almeno quindi una buona percentuale dei colleghi che comunque lavorano in questo ambito, ha una formazione specifica, ma comunque permane un 30% che comunque in questo caso non lavora, ma non ha non possiede una formazione, magari ha fatto un tirocinio o comunque una tesi in ambito sportivo. Se guardiamo nel nostro albo, facendo una ricerca e flaggando come competenza la psicologia dello sport, più o meno sono 230 i colleghi che hanno indicato, no, questa loro competenza, quindi già un buon numero, no? Comunque non so, insomma, potremmo fare la riflessione rispetto a questo. Per quanto riguarda quindi l'aspetto più formativo, ecco, noi, e quando dico noi parlo al plurale più che altro perché qua in sala c'è una buona parte, no, del gruppo di lavoro, no, del Centro di Psicologia dello Sport e della Prestazione Umana, e quindi è un lavoro condiviso che portiamo avanti nel tempo da 20 anni, no, nell'ambito della formazione, perché siamo arrivati ormai al 23esimo anno, alla 23esima edizione, no, di corso. E man mano, ecco, si è evoluto, però per noi è molto importante l'idea proprio di
affiancare o comunque trovare questa similitudine tra quello che è un allenamento, no, a livello proprio di performance, anche con quello che deve essere l'allenamento formativo, e quindi proprio con la possibilità di favorire quella che è la connessione tra mente e corpo, proprio per attivare le risorse potenziali ai fini di raggiungere l'obiettivo, in questo caso, in un caso magari della performance e nell'altro dell'apprendimento. E con la base di cui abbiamo già accennato, anche i colleghi che mi hanno preceduto hanno accennato dell'importanza del metodo, quindi di avere una solida base metodologica, proprio perché questo ci dà la possibilità di perseguire, di poter perseguire qualsiasi attività con un ordine, un piano stabilito e degli obiettivi. Attraverso questo un processo e un percorso anche didattico più di tipo dove l'esperienza, quindi la parte pratica, la possibilità di comunque di trasformare, di trasferire quelle che sono delle competenze teoriche poi in esperienza, deve essere molto importante, no? Anche seguendo quello che è un po' il modello di apprendimento di Kolb, no? Quindi di una riflessione sull'esperienza, di una concettualizzazione astratta per poi dopo comunque arrivare anche a una sperimentazione attiva. E ecco, è fondamentale, prima di nuovo si è citato più volte quanto sia riduttivo focalizzarsi semplicemente comunque sono alla base, però su quelli che sono delle tecniche o degli esercizi che sono di per sé degli strumenti fondamentali della cassetta degli attrezzi dello psicologo dello sport. Però all'apice, no, di questa, se vogliamo, di una piramide, c'è indubbiamente quello che è importante avere uno stato mentale, no? Quindi nella relazione con l'altro, una cornice rispetto a tutto quello che è l'intervento formativo, sostenuto poi sotto da un modello di interpretazione che deve essere un modello forte, un metodo, e che poi ovviamente può portare allora all'utilizzo degli strumenti. Strumenti utilizzati senza tutta questa cornice rischiano di essere davvero poco efficaci. E un altro aspetto importante, proprio perché andiamo a lavorare sul campo, in pratica, è proprio l'affiancare quelli che sono gli aspetti anche più frontali e teorici della lezione, però con molti case history o comunque dei casi pratici, con le esercitazioni e con quella che è una parte importante anche di formazione sul campo. In Italia sono veramente molto numerosi quelli che sono i corsi, i percorsi da universitari, dai master come quello dello USVE, a dei corsi di perfezionamento, no, questo non è assolutamente, no, comunque non comprende tutto, non è assolutamente riduttivo rispetto alla numerosità dei corsi, ma sono soltanto alcuni di quelli, insomma, che con i quali tra l'altro noi collaboriamo, comunque costantemente si cerca di avere un confronto con gli altri comunque psicologi, docenti e professionisti. In particolar modo per quanto riguarda appunto il corso che portiamo avanti ormai da 20 anni, e beh, proprio si basa un po' sui principi che abbiamo esposto, e man mano abbiamo potuto perfezionare con l'evolvere, no, degli anni, cercando di man mano di andare incontro a quelle che sono le esigenze man mano di quelli che sono stati i nostri corsisti e l'evolversi anche dello stato dell'arte, della psicologia e dello sport. E proprio in questo senso, ritornando a quello che è il nostro, no, modello precedente, l'idea era proprio un po' quello di partire, no, dal costruttivismo, che è la nostra base, a un modello, sfera, il metodo, il PDCA, e poi arrivare a quelle che sono le tecniche.
questo per avere un'idea di alcuni degli argomenti che possono essere trattati, no, durante un corso di formazione, che come si può evidenziare spaziano dalle basi più teoriche a argomenti più specifici di ottimizzazione, dove poi sono anche importanti, è anche importante la parte più pratica e quindi di tecniche, di strumenti, come abbiamo detto, sempre utilizzati all'interno di una cornice, e anche comunque con delle esperienze, delle testimonianze di atleti o comunque di altre professionalità che, come abbiamo detto, è importante che si integrino in tutto questo. A livello sia mondiale poi anche europeo, al momento è in atto un grande comunque processo per cercare di uniformare quelli che sono i percorsi formativi, anche già solo a livello europeo sono almeno una trentina le associazioni, no, che riuniscono gli psicologi dello sport. E quindi, ad esempio, questo è il registro dell'ISP, dell'Associazione International Society of Sport Psychology, che ha creato quelli che possono essere dei due percorsi, diciamo uno più fast track, no, per chi è già uno psicologo senior, diciamo, e più una strada normale per gli psicologi junior o ancora in un momento emergente, in modo da cercare di uniformare, da dare delle linee guida su quelli che possono essere dei percorsi che possono essere riconosciuti. Lo stesso per quanto riguarda la FEPSAC, quindi la Federazione Europea della Psicologia dello Sport, che ha messo in luce alcuni criteri, no, per comunque cercare di uniformare questi percorsi. E come allo stesso modo un percorso pilota per quello che è l'Europsi, che è proprio in atto in questo momento, proprio per dare una certificazione all'Europsi, che dà una certificazione più generale, ma anche in questo caso più specifica per chi ha una professionalità in questo senso, proprio come motivazione, venendo incontro a quello che è il momento, no, in cui c'è da un lato un'emergenza, no, un emergere di professionisti, però anche una non standardizzazione, quindi ancora così precisa. Quindi questo è un po' anche il pensiero conclusivo dell'APA, del documento dell'APA della 47esima divisione, in cui si sottolinea l'importanza di quanto sia auspicabile comunque trovare una formazione che sia in un certo senso omogenea e comunque davvero di qualità per tutti i professionisti che operano in questo ambito. Grazie per l'attenzione. Claudia ci ha dato un affresco della complessità del campo della formazione in psicologia dello sport. Non è una cosa semplice, ma è una cosa complessa, e anche della necessità di una definizione che ha già ricordato Beppe, insomma, della necessità in processo di accreditamento Europsai, anche un percorso importante non solo per la psicologia dello sport, ma per la psicologia in generale, per l'accreditamento della nostra professione. Bene, c'è spazio per qualche scambio finale con i relatori. C'è una domanda? Grazie. Io ho una domanda per Cecilia. Più che altro è stata anche una riflessione rispetto a quanto hai detto sul portare avanti due carriere professionali, no? Da un lato la tua carriera di psicologa e dall'altro l'essere un atleta con tutti i sacrifici che questa attività comporta. Ma oggi nella tua attività quotidiana come psicologa, quando incontri un atleta che magari è in difficoltà e si presenta da te, quanto conta essere stato un atleta e aver vissuto certe emozioni, certe difficoltà, certi impasse anche di tipo emotivo? Bene, vediamo se fa adesso. No, okay. Perfetto. È una domanda
direi interessantissima perché no, funziona, sì, funziona. Sì. E perché comunque, come anche diceva prima Claudia, essere stata un atleta a volte è utile, perché ci sono delle, c'è una chiara condivisione dello stato, magari anche un atleta stesso a volte dice: ah, ma tu sei stato un atleta, quindi mi capisci, insomma c'è una condivisione così a pelle dell'ambiente, insomma si è stati entrambi parte di qualcosa, che però a volte può anche non ostacolare, però può essere una presenza ingombrante, come dire, ogni atleta ha la sua storia, e ad essere un pochettino, passatemi il termine, un po' meno coinvolti, oppure come dire aver preso le distanze dalla propria esperienza, può aiutare a focalizzarsi sull'esperienza dell'atleta che sei di fronte e non sulla propria, insomma è uno strumento, quindi essere stata un atleta più per aiutare me come professionista nella pianificazione della mia carriera, quindi nell'avere pazienza, perché sono proprio all'inizio, come dire, e nell'avere anche una progettualità, quindi avere delle competenze che mi arrivano proprio dallo sport, quindi sapermi, come dire, dare degli obiettivi, avere chiaro un po' studiarmi un po' l'ambiente, trovare anche i miei punti di manovra, ecco, come dire. Però ecco, nel lavoro con gli atleti bisogna sempre fare tanta attenzione a ciò che è nostro e ciò che invece è loro, quindi fare quel continuo scambio fra un mondo interno proprio e il mondo dell'atleta, quindi ci vuole pazienza anche nel riuscire a separare quelli che sono i propri vissuti da quelli degli altri. E la doppia carriera in questo senso mi ha aiutato molto, perché appunto riesco a piano piano, anche grazie al lavoro che sto facendo, sai, io anche in terapia su di me, perché appunto facendo una scuola psicoanalitica di lavoro ce n'è da fare, in questo senso di riuscire proprio a collegare bene questi due ambienti, sia quello di studio sia quello sportivo, perché riescano proprio a darsi il meglio l'un l'altro senza ostacolarsi, ecco. L'obiettivo è quello. Faccio una domanda a Claudia. Volevo chiedere, come dire, se ci puoi dare un po' un'idea del livello di motivazione degli psicologi che accedono al vostro corso di formazione, no? Che è illustrato verso la fine. E cioè, se è una motivazione per fare quel lavoro lì, o se è una motivazione per, come dire, arrotondare le competenze. Cioè, volevo capire. Sì, allora in questi anni abbiamo visto parecchi atleti, parecchi anche soprattutto psicologi, no? Passare nei nostri corsi, e le motivazioni sono le più variegate, proprio perché è anche eterogeneo, no? il panorama. Non è un lapsus che ho detto anche atleti, perché ci sono, no, tanti psicologi, ex atleti che partecipano e che a volte danno davvero un valore aggiunto. Questa eterogeneità, no? Anche di partecipanti del corso, quindi c'è magari chi arriva più da un percorso clinico, no? Quindi anche psicoterapeuti che magari vogliono approfondire quello che è una conoscenza, così come magari invece giovani psicologi che appunto arrivano dal mondo dello sport e hanno voglia di iniziare quella che è la propria carriera in questo ambito. E abbiamo visto che è un valore un po' per tutti, no? Quindi chi magari è un po' alle prime armi o comunque ha più un approccio sportivo e quindi pratico, magari chi invece ha un approccio clinico che porta avanti magari anche da 20, da 30 anni, no? Quindi ognuno dà qualcosa all'altro, no? A livello di apprendimento reciproco, e comunque tutti, in ogni caso, comunque la maggioranza, hanno veramente una motivazione intrinseca, no? Alla conoscenza, al cercare di capire, no? Con grande curiosità qualcosa di più di questo ambito. Quindi questo è sicuramente molto, molto positivo, ecco, sempre anche per noi stimolante, no? Quindi. Volevo fare un'altra domanda, avrei voluto farla anche ai colleghi che hanno parlato prima.
sono sempre curioso delle difficoltà che si hanno nel proprio lavoro, no? E quindi vi chiedo, cioè, ci sono degli atleti o degli ambiti in cui avete trovato, come dire, difficoltà a esprimere la potenzialità del lavoro, delle difficoltà? Marco ha parlato anche dell'incontro fra personalità che bisogna valutare, no? la nostra personalità, le nostre fragilità, i nostri lati deboli, i nostri stili di personalità e quello che incontriamo, che comunque... avete qualche limite che avete incontrato? Beh sì, allora più di uno. Allora, quello che ho evidenziato, non per niente, anche che ho evidenziato nella relazione rispetto a quelli che sono gli aspetti più etici e di limiti, no? Quindi questo è un qualche cosa che quando si lavora magari con una squadra in un sistema complesso e insomma è davvero importante a volte mette a dura prova e, in situazioni in cui ci sono dei conflitti molto forti nelle squadre, anche questo sono situazioni, ma qua parlo un po' sul personale, no? Ovviamente, perché qua dipende, no? E sono situazioni nelle quali è molto difficile, ecco, fare un po' da olio, come diceva, no, Beppe prima, e proprio a causa, no, magari di questo tipo di situazioni. Poi di per sé invece, la psicologia dello sport secondo me è un ambito nel quale devono piacere le sfide, no? Quindi bisogna essere un po', no, comunque degli agonisti in ogni caso, perché con ogni atleta o con ogni situazione alla fine poi è una sfida. E quindi è poi comunque stimolante, no? Più difficile secondo me, più stimolante in ogni caso, però ecco sì, ogni volta è un po' differente, ma come d'altronde anche in altri ambiti. Cecilia, anche se da poco che hai iniziato a lavorare, hai qualche... Ma già la difficoltà è cominciare a lavorare, quindi vabbè, e quella è una cosa credo che abbiamo condiviso tutti prima o poi. E, no, la mia difficoltà più grande in un primo momento, ecco, parlando sempre a livello personale, è proprio fare ancora tanta cultura, come ci siamo, un po' quello che torna fuori da tutto il convegno di oggi pomeriggio, fare ancora tanta cultura su cosa possa fare lo psicologo per l'atleta, quindi che strumento essere nelle mani dell'atleta, non solo dell'atleta ma anche dell'allenatore. Quindi la difficoltà appunto che io trovo è nel fare promozione proprio a livello così quotidiano e far comprendere quanto possiamo essere utili e che soprattutto come l'allenamento fisico richiede fatica, anche quello mentale non è da meno e far fatica gli atleti sembrano predisposti ma in realtà a volte pensano ad averla già fatta fisicamente, quindi mentalmente vogliono appunto quello che gli impone le mani, che ben sappiamo che è un altro mestiere. Ecco. C'è una domanda là in fondo. Grazie. Sono Maria Piamucci, sono una psicologa che ha lavorato nel Servizio Sanitario Nazionale e che ha avuto un approccio sia clinico sia della psicologia dell'organizzazione. Ci tengo a partecipare di questa vostra bella sottolineatura che avete fatto tutte e due, mi sembra. E quindi rivolgo un po' questa riflessione a tutte e due. Il fatto che non si cada nell'atteggiamento, questo può essere uno stereotipo dello psicologo, grazie, di dover essere simile, come era stato detto da qualche relatore precedente, ai nostri diciamo utenti per poterli aiutare meglio. Nella fattispecie avere un po' un carattere più confacente o più simile o più che si identifichi facilmente
con il nostro atleta o al limite con il nostro allenatore, quel che sia. È chiaro che nella vita umana bisogna anche andare d'accordo con gli altri, quindi è ovvio che una certa flessibilità aiuta un pochino tutti quanti ad andarsi incontro. Però non vorrei che passasse il pensiero che, e voi mi sembra che non ce l'abbiate, che bisogna essere simili per trattare i simili, perché una buona psicologia clinica che possa essere di base alla psicologia dello sport dovrebbe insegnarci che è l'identificazione con l'altro che fa sì che noi diventiamo simili, e non per questo dobbiamo aver vissuto tutte le esperienze dell'atleta o dell'allenatore o di non so chi. Questo è importante perché, se vi ricordate, negli anni passati si pensava, c'è stata tutta una scuola francese che pensava che per potersi identificare meglio con gli immigrati marocchini bisognasse essere psicologi marocchini. Così non vorrei, che appunto forse uno stereotipo col quale si potrebbe avere a che fare, che per essere buoni aiuti o buoni strumenti nelle mani del nostro atleta noi dobbiamo diventare come lui o essere già in partenza come lui. Questo credo sia importante perché, e volevo sentire una vostra magari controriflessione, per non diffidare da quello che è uno strumento poi della nostra vecchia clinica, di poter conoscere, osservare, percepire, sentire dentro di noi, sentire anche il discorso interno, il nostro dialogo interno, e anche avviare un dialogo esterno con gli altri, nella percezione che comunque gli altri non possono essere uguali a noi, per principio, diciamo così, e per esperienza. Grazie. Sì. Grazie per questo spunto di riflessione che appunto un po' effettivamente avevamo sottolineato in modo diverso. Credo che appunto sia fondamentale che prima di tutto, parlando anche del mio caso, che sono stata un'atleta, appunto, come dicevo prima, la presenza di una mia parte atletica deve essere gestita. Non è quella che deve assolutamente guidare il mio lavoro. Probabilmente potrebbe attirare alcuni atleti, ed è un po' la differenza, potrebbe essere, possiamo appunto parlando di promozione, ecco, lancio uno spunto anch'io, parlando di promozione, potrebbe essere la differenza fra la mia promozione come psicologa e quella di una potenziale coach. Magari il coach dice: io ho vinto tot di gare, ti aiuto a vincere perché ho vinto questa quantità di gare, oppure io ho avuto successo, aspetta che ti insegno il mio metodo e così vedrai che vinci. In realtà la sfida è proprio il contrario, come dire: io sono una psicologa quasi psicoterapeuta che sì, nella sua vita ha fatto le sue gare, ha fatto il suo percorso come atleta, ma che in questo caso non c'entra nulla, ecco, in un certo senso. E quindi da una parte lo tra virgolette sforzo di mettere da parte il mio sentire atletico per lasciare spazio a quello dell'atleta è un ambiente di lavoro per me, quindi è una di quelle capacità che come ex atleta posso sviluppare affinché sia per me un punto di forza e non uno svantaggio professionale a lungo termine. Ecco, questo è un po' la riflessione che viene da fare. Grazie. Sì, è proprio quello, c'è quasi uno sforzo in più che un ex atleta o atleta psicologo deve fare, proprio di non identificarsi, no? Quindi con il proprio atleta o con quelle che sono anche le emozioni, il vissuto, no? Proprio per, come diceva Cecilia, dare a lui il giusto spazio. A volte, come momento di aggancio, se usato in modo strumentale e consapevole, può anche aiutare, no? Nel senso, prima anche i precedenti relatori
sottolineavano come a volte ci sia forse troppo una distanza anche dall'idea dello psicologo ancora collegato allo psicoterapeuta, al lettino, qualcuno non, con occhiali e tailleur che poco ha a che fare con quel mondo. Quindi sapere che il proprio psicologo ha un trascorso o è quantomeno uno sportivo può comunque offrire un canale perché si sgretolino un po', no? Appunto quelli che sono gli stereotipi o i timori iniziali, però deve essere utilizzato da noi in modo molto consapevole, ecco, no? Rispetto a questo, non con il coinvolgimento o comunque l'identificazione, ma con un minimo, no, di vicinanza iniziale, e poi però è importante che definiamo bene quelli che sono gli ambiti, i ruoli. Mi volevo un attimo introdurre, no? Perché si è parlato di similitudine, in realtà parliamo di compatibilità. E, diciamo, parlando di una psicologia che possa avere un'evidenza scientifica, il massimo autore che c'è nel mondo, Norcross, parla di fattori comuni e parla in particolar modo della prima dimensione di cambiamento in tutte le relazioni umane, che è lo stile di personalità dell'operatore. Che è ritenuta la variabile principale e ancorché fondante della dimensione poi centrale, che è la relazione. E in questo è fondamentale che noi sottolineiamo ciò. Molto spesso quello che capita in questi contesti, che sono spesso outdoor, no? È difficile, cioè noi vediamo l'atleta, a volte lo si vede in un contesto ordinario, ma molto spesso sono dei contesti che per uno che fa questa professione sono ordinari. Per uno che viene da una dimensione, diciamo, un altro ambito clinico, ad esempio, sono dei contesti un po' straordinari. Ed è importante lì sapercisi trovare, non soltanto nella relazione con lui, ma anche nella relazione con tutto il contesto e con tutte le variabili che circolano intorno. Diciamo, uno dei termini che a volte viene un po' stravolto che, dall'americano, no? È lo standing, no? Cioè avere questa immagine, ma non ne facciamo soltanto un discorso di stare diciamo con l'immagine, proprio stare nella situazione, cioè stare con quella pressione, stare con quelle persone, stare con quei contatti e stare anche in quei conflitti. Prima si è parlata della difficoltà che si incontrano all'interno di questo tipo di ambito professionale. Sicuramente una difficoltà molto importante è la gestione del potere, no? Se tu vieni chiamato da chi, sei il consulente di chi, chi desidera che tu sia lì, quali sono le figure ombra che lavorano all'interno del contesto e che ti remano a favore o contro. Uno degli esempi più comuni, no? Che una cosa che mi ha colpito è che per esempio in una società di calcio prestigiosa cioè il titolare del potere era il magazziniere. Perché in realtà da 30 anni è lì, conosce tutti quelli che sono passati, e quindi avere una buona relazione con lui, necessariamente, come è quando lavori per un'organizzazione, un'azienda, determina l'impatto che poi può avere la line su di te. E quindi bisogna saper gestire queste relazioni che vanno poi al di là della singola prestazione e della performance. L'ultima cosa che volevo sottolineare era rispetto alla motivazione, no? Diciamo, i giovani ragazzi che vengono a formarsi sono animati da degli ideali e delle fantasie, e poi dopo si scontrano con una realtà di lavoro che è molto diversa. Per affermarsi piano piano all'interno della professione bisogna innanzitutto essere animati da passione, ma fare esperienza. Cioè, se non ci sono degli errori strada facendo, che purtroppo capitano, necessariamente non si crea quella competenza necessaria. E quindi iniziare da un certo livello adeguato, presumibilmente supportati, sarebbe importante. In questo, per esempio, una cosa che bisognerebbe mutuare dagli orientamenti clinici è sicuramente gli aspetti di supervisor, cioè effettuare delle supervisioni che sono determinanti in un percorso di crescita, perché l'esposizione a certe realtà
purtroppo se non l'hai vissuta o se non ti appartiene, qualcuno in qualche modo deve condurti e te lo deve anche dire, perché talvolta ci si trova, come dire, si trovano dei profili all'interno di alcuni contesti che non sono idonei e fanno male a tutta la, come dire, a tutto il movimento, perché per quel tipo di società o per quel tipo di atleta quella figura è la rappresentazione, no, di tutto il movimento psicologico dello sport, e non è così. Con ciò bene, grazie Marco di questo tuo ultimo intervento, e direi che ci possiamo fermare qua, e ringrazio tutti voi di essere stati qua, credo che abbiamo seguito tutti gli interventi di alto interesse, e come ordine la psicologia dello sport è attenzionata a livello nazionale, come ha più volte ripetuto il nostro presidente Lazzari, che ha contatti sia con i parlamentari sia con i vertici delle associazioni dello sport per arrivare a una definizione, come tutti voi avete detto, migliore e più precisa, che valorizzi questa professionalità, e anche a livello regionale siamo molto interessati a collaborare con voi per portare avanti le vostre competenze, per poterle diffondere sia all'interno della nostra comunità professionale e sia per valorizzare l'intervento dello psicologo dello sport, prendendo a modello quello che sta succedendo nella società più importante, che si possa estendere, come dicevo prima, in tutti i settori dello sport. Grazie ancora di essere stati qua e buona serata.